Cari amici, cari amiche, bentornati su Free Playing, il podcast di Chiacchiere Libertà sui videogiochi dintorni. Io sono Bruno Barbera, con me ci sono Simone Cognome. Ciao Simone. Buonasera a tutti, ciao a chi ascolta. Il mitico Aurelio Airone Maglione, ciao Aurelio. Aurone. Oh, Airone. No, da oggi anche Airone sono stato ribattezzato, ciao a tutti. E inoltre due grandi super ospiti, due mitici mega ultra ospiti. Uno è il mitico Peppe Sasso, recurring guest. Ciao Peppe. Buon salve a tutti. È per la prima volta su Free Playing, dopo 13 puntate di Ars Ludicast, dopo Jusen News su multiplayer.it, dopo post su Ars Ludica, il blog, il mitico, l'unico, l'intramontabile, Simone Tagliaferri. Ciao Simone. Ciao a tutti, mazza e presentazione. Beh, scusa. Io ti ringrazio. Ti ringraziamo noi per essere qua con noi, soprattutto ti ringrazia Simone. Simone. Grazie, sì. C'ho l'ego che saltella sulla tastiera adesso. Come l'ego che saltella sulla tastiera? Per la presentazione, è contento e saltella sulla tastiera felice. Addirittura. Quindi, cari amici, fenomeni anche paranormali, grazie a Tagliaferri questa sera. E ricordiamo, siamo Free Playing, ci potete trovare su www.freeplaying.it. Andate su Google Plus, metteteci il più uno, andate su Facebook, metteteci mi piace, stasera voglio provare una cosa diversa. Amici, andate su Google Plus, metteteci più uno, vi piace Google Plus, vi piace Free Playing. Mettete mi piace su Facebook, mi piace Free Playing, sì, buono Free Playing. Twittate Free Playing, sì, Free Playing, sì, tweet Free Playing. E quindi con questo messaggio subliminale vedremo che effetto ci avrà, e non dimenticatevi anche mettete 5 stelle su iTunes, 5 stelle recensioni iTunes, Free Playing, 5 stelle, vi piace. Devi mettere in sottofondo durante tutta la puntata, non si sente ma si sente. No, mi sa che ci metterò invece durante questa parte, ci metterò qualche musica tipo capito, quelle tipo sì, da tunnel proprio psichedelico anni 60. Bruno, l'acquisto dell'iPhone ti ha cambiato profondamente. Sì, sì. Cari amici, vi comunico, vabbè, chi c'era prima lo saprà. Trasmissione, ho fatto la telecronaca dell'acquisto dell'iPhone, magari poi lo montiamo come extra da qualche parte, che sennò mo già è tardi. Hashtag Bruno di noi, io lo ripeto. Infatti, grande iPhone, grande Steve Jobs. Infatti ho comprato, mi volevano vendere l'iPhone 5, però io ho detto no, voglio l'iPhone, è troppo lungo. L'iPhone 4S perché è for Steve, il 5 anonimo non lo voglio. E quindi insomma, intanto vabbò, continuiamo con i preliminari qua, visto che ci siamo. Salutiamo la chat, salutiamo Schilloiso, ciao Schilloiso, Backsoft, Matteo Beconcini, andate sul suo canale YouTube, Alfredo Fighiera, ciao Slavix, direttamente dal Veneto, abbiamo fatto sta scoperta. Mirko Pierfederici, grande fumettista, andate a vedere su Facebook, sito e tutto quanto, grandi fumetti, grandi disegni. Ctecop1, il mistero del nickname, scriveteci numerosi su info.freeplaying.it. La posta del cuore di Simone, che tra l'altro stasera ci avremo tante belle email. Fazfra, ciao Fazfra, Vince Mau, oppure vince sempre, Kinuz91, Fapo8 con l'immagine di Sara Tommasi, bellissima come avatar, Aurelio Maglione, ciao Aurelio, Andrea Vena, il mitico Andrea Vena che ci dice dove sbagliamo e ci aiuta a migliorare, Simone Tagliaferri che ci scrive cazzo. Ma chi è che si sta toccando davanti al microfono? Io, sempre io, faccio tutto io. Simone ha Bruno ha visto l'avatar di Sara Tommasi, ha iniziato a scacciarsi. Non ho resistito, vediamo un po' chi ci sta più. Femto. Aspetta, ma in chat ci hanno già chiesto, almeno in due, Fabio che fine ha fatto, e ha in una grande scena di famiglia, quindi è vicino con noi e soffre con noi. Infatti, salutiamo anche Davide, Fabio e Gabre che stasera non ci sono, però insomma, vedete che ospiti. Così, un ospituccio giusto per compensarli, un paio di ospitucci così. Salutiamo Femto, poi chi più? Vediamo, Simone, questo l'ho già detto, Fapotto, Alberto Cappellina, ciao Alberto, Flaviano Bocchè, che scrive Simone raccomandato. Simone, come ti difendi da questa accusa di raccomandazione? Io mando foto a tutti, foto porno a tutti, quindi quando mi invitano, cioè. Ma porno tue o porno di qualcuno? Voglio,
voi gli mandate le foto della collezione dei videogiochi che ci avete, io vado un attimo avanti e quindi comunque sì, ottengo inviti. No, è stato tutto completamente casuale, cioè, poi potete confermare, mi sono collegato, salutato e sono stato invitato, è tutto bellissimo. Quindi, cari amici, attenzione, È la tradizione di free playing. quindi no, non c'è nessuna raccomandazione in realtà, è andare a fanculo per questa Altrettanto, altrettanto. Comunque, diciamo, l'angolo fermo posta di free playing, mandateci foto che sarete ricambiati. E chi c'è più? Vediamo se c'è qualcun altro. Stylo DVD, che sta ancora all'epoca di DVD, non si è aggiornato con i Blu-ray. Yoshitsune e basta. Andrea Vena che dice: io non soffro, non so, ho Bruno, preferito sono che cosa. fatte le 11, ti prego. Magari facciamo i saluti a scaglioni, magari. No, dai, sono finiti Sembrano adesso. le radi romane, un saluto circolare. Un saluto, dai, fin tanto che ci siamo, diamogli soddisfazione a sta gente che ci sta a seguire, no? Va bene. E niente, questa sera vi volevo parlare della grande notizia della settimana. Finalmente è tornato a ruggire il leone, qualcuno lo aveva dato per spacciato, qualcuno addirittura diceva che si mette il cuscino sotto il sedere quando si siede, invece no, stasera ha messo tutti a sedere, ha fatto stare tutti zitti. Grande Silvio, dacci Balotelli, l'hanno detto, ce l'ha dato. Cioè, ma voi chi volete? Chi volete veramente? Chi volete a capo di questa grande nazione? Cioè, lui è andato da Balotelli e ha fatto Bella Bissino, faccetta nera. E Così Balotelli? l'hai anche remixata. Sì, e Balotelli subito ha Sì. detto Oh Silvio Mea Lux, vengo, cioè così proprio, tac. Ade dux mea lux. No, ha detto sì, Ah, Aurelio, guardi ok. che come ha detto Silvio, l'unico sbaglio che ha fatto è stato che magari qualche volta si è messo un po' troppo di profilo nelle foto, però ha fatto anche tante cose buone, e diciamo. Quindi, cari amici, che cosa volete? Cioè, chi volete mettere? Bersani che vi vende il sigaro? Chi volete mettere? Beppe Grillo che vi vende il DVD? O volete mettere a Silvio che vi dà Balotelli e che vi fa fare i gol? Riporta in Italia questi giocatori giovani belli Cioè, io abbronzati. sono di Taranto, dice che a Taranto se vince Silvio ci va Rumenig. A Napoli ci tornerà Maradona se vince sì, quindi vedete voi che cosa dovete fare. Io non dico niente, però insomma i fatti qua parlano. Poi, altra grande notizia di oggi, è stato finalmente lanciato il grande network, che magari ci vuole dire qualche Oh. parola, cosa no? Oh, no, che no. Ah, sì, e magari ci vuole dire qualche parola Aurelio, visto che è stato super impegnato. Sì, infatti sono più morto che vivo e perdonatemi in anticipo se sarò poco lucido, ma diciamo oggi si è giunto al culmine di questi lavori che procedevano da settimane e settimane. Ovvero noi ragazzi di Indie Shelter, che eravamo partiti con questo sitarello dove parlavamo di giochi indie e che ben presto ha avuto un discreto seguito, ci siamo montati un po' la testa e abbiamo dato vita a questo Shelter Network, ovvero un insieme di siti che trattano un po' tutti i principali campi dell'intrattenimento, dell'home entertainment, queste cazzate qui. Quindi è nato The Game Shelter, gestito dal sottoscritto che parla di giochi mainstream, Movie Shelter, di cui se ne occupa direttamente Fabio per film e quant'altro, e il nostro Simone ha preso sotto la sua egida The Tune Shelter, dedicato alla musica. Yes. Eh sì, ci lavoravamo da un ben po', abbiamo passato notti insonni e quant'altro, e finalmente oggi siamo, fra mille difficoltà, riusciti a partire. Visitateci, dateci un'occhiata, che abbiamo fatto una gran bella cosetta, secondo me. E fra l'altro, finalmente Bruno scrive per noi, che ci ha Chiama tutta fatto. questa cosa per buttare Bruno dentro, Esatto, diciamo c'è la verità. Bruno, c'è Giuseppe, che oggi abbiamo Sì. pubblicato su Game Shelter i loro articoli, hanno scritto due cazzi di capolavoro, Giuseppe con la recensione di The Cave e Bruno il suo mini saggio sui giochi come microuniversi, e dateci un'occhiata. Eccomi, scusate. Stai fumando. No, stavo controllando se la birra era arrivata a livello. No, comunque diciamo, sì, è nato questo grande network, andate come al solito, mettete mi piace su The Shelter vi piace su Facebook, su Google Plus, su Twitter, vi C'è piace. pure una donna nuda in home page, quindi andate Infatti per ci stavo motivarvi. arrivando, le donne vi ameranno se mettete mi piace su The Shelter, andate, mettete mi piace.
E quindi, cari amici, mi raccomando, fate, mettete e soprattutto non vi fate mettere. E niente, oggi avevamo un po' di niente, perché come al solito questo periodo le news scarseggiano, però fortunatamente ci sono arrivate un po' di mail, quindi con Simone prima stavamo discutendo, stavamo dicendo dai, rispondiamo un po' a queste email, perché noi siamo contenti quando ci scrivete alla posta del cuore di Simone, info@freeplaying.it, che Simone vi risponde e vi spiega le cose della vita. Quindi non so, Simone, se vogliamo procedere a leggerne qualcuna, che dici? Allora, leggiamo appena ritrovo il, ecco, il file, eccoci. Allora, chi ci manda questa lettera? Non hai messo il... Roberto Magistra Magistretti. Porca puttana! Che è successo? No, perdona, il Magistra è un grandissimo, lo leggo da quando ero cucciolo, oserei dire. Sì, adesso lui legge te, Aurelio, pensa un po'. Comunque salutiamo il Magistra, ciao Magistra, grazie dell'email. Ciao Magistra, grazie dell'email. Esatto. Ringraziate tutti per l'email. Allora, così tanto per... Numero 1, per un bizzarro paradosso temporale, domani mattina vi svegliate sul finire dei fantastici anni 80 con 2000 lire in tasca. Visto che non sapete cosa diavolo fare, vi buttate con una pietra al collo nella prima sala giochi che vi capita a tiro. Dentro i quali cabinati le infilate, le monetine, potete scegliere solo tre giochi, ovviamente pubblicati prima del 1990. Simone, incomincia a rispondere tu, dentro a quali cabinati io? Le infili? No, io rispondo dopo, io faccio, leggo, quindi non riesco a pensare a leggere nello stesso momento. Okay. Io le infilerei dentro a Poker Ladies, che se non mi sbaglio è uscito prima degli anni 90. Quindi, ma cosa infileresti dentro Poker Ladies? Le monetine. Ah, okay. Poi Tekken è uscito, no, Tekken mi sa che è uscito dopo, quindi mettiamo uno Shinobi che ci sta sempre bene e... un Outrun, così per la musica. Poi chiederei al nostro ospite Simone che cosa, dove le infilerebbe lui le sue monete. Ah, io c'ho la risposta, è facile, insomma, dove le infilavo regolarmente, cioè Ghost Goblins, Ghost and Goblins, scusate. Ah sì, è vero, Ghost and Goblins, Gunsmoke e Legend of Hero Tom. Esatto, senza. Quindi vedete un po' che titoli che ti va a trovare, soprattutto poi Ghost and Goblins sappiamo che è un tuo cavallo di battaglia, o sbaglio? Sì, più Legend of Hero Tom, penso, però... Ah, vero, anche quello. Non sapevo che creasse stupore il fatto di averlo finito, però... Perché bisognava finirlo tipo 54 volte, Ghost and Goblins. No, quello è Ghost and Goblins. Sì. Due volte, dovevi arrivare in fondo la prima volta ti diceva, e dovevi arrivare con l'arma giusta. Poi diceva, guarda, l'abbiamo preso per il culo, ricominciato da capo con l'arma. Che poi è una tradizione che se... diciamo ha proseguito nella serie pure il seguito Ghost and Ghost, c'era lo stesso identico schema, però diciamo che quando finivi la prima volta era un'arma più potente che non potevi ottenere prima, e quindi era leggermente diverso tutto il gameplay del diciamo della seconda passata, e quindi era abbastanza divertente rifarlo. Infatti. E niente, Aurelio invece? Io non so se è una cosa bella o brutta che riesco a rispondere a questa domanda, perché come sapete io sono nato nell'89, quindi in teoria dovrebbe essere difficile per me, però un po' sono appassionato di retro gaming, un po' nel Lido dove andavo al mare da piccolo avevano i cabinati di 10 anni prima, quindi purtroppo me li sono giocati un po' tutti, e fra l'altro non ci infilavi la moneta ovviamente, ma un disco di cartone opportunamente levigato che veniva letto ugualmente. Comunque direi al volissimo, ma Outrun ce lo metterei pure io, ci metterei assolutamente 1942, che era uno di questi shooter a scorrimento orizzontale con gli aerei della Seconda Guerra Mondiale, uscito nell'84 e graficamente era semplicemente fuori scala per l'epoca. Comunque è verticale, scusate. Ah, è verticale, sì, perdonami. Aurelio, e stasera poi... non si può scazzare qua, che ci abbiamo... Sì. No, fortunatamente vengo corretto se dico una minchiata, e poi andrò sull'ultra banale, ma ci metto ovviamente anche Tetris, perché lo gioco tuttora ed è sempre una grandissima goduria. In particolare io consiglio la versione per DS, quella con le musiche e le grafiche della Nintendo, che merita davvero tanto. Poi se si può uscire anche un pelo dopo gli anni 90, il mitico primo Virtua Tennis, che giocato in doppio era fenomenale.
Ma insomma, Aurelio, qua volevamo le cose 2D, pixel grossi, e invece ci tiri fuori il coso sul DS, il Virtua Tennis. No, il Tetris pure l'originale me lo sono giocato, 1942 8 run pure, quindi dai, sono stato abbastanza preparato. Ma boh, tra l'altro Aurelio ci chiede Stereo DVD se oggi premiamo la miglior poesia e... Non lo so, Aurelio, tu ce l'hai sotto mano, magari se le recuperi almeno sì, le leggiamo. Sì, ne ho una molto molto figa, ok. Dai, allora magari dopo le recuperiamo, ne leggiamo qualcuna. Peppe invece? Simone, a te ti do il tempo vai, di... Vai, Peppe. Abbiamo perso Peppe. Peppe è desaparecidos. Vabbè, Simone, intanto di le tue, così poi recuperiamo anche Peppe. Mi sa che è tornato, Peppe. Vai. Ok, allora, dicevo, innanzitutto mi stupisce com'è che tu non hai nominato un titolo che avrei sicuramente... mi sarei aspettato da te. Comunque lo dico io perché è pure uno dei miei giochi preferiti. Innanzitutto Double Dragon. Magari in coppia assieme. Esatto. Poi sempre passando in titoli che comunque sono pure divertenti da giocare in coop, avrei detto pure Bubble, che ricordo che ci avevo un amico d'infanzia. E infine, un titolo che non sono mai riuscito a finire su al coin-op, perché purtroppo il giorno in cui volevo giocarci, cioè l'indomani praticamente se l'erano già portato il cabinato perché si era guastato, e quindi ho dovuto recuperare sua amica, New Zealand Story. Ma perché c'era sul coin-op? Come no? Ma dai. Quello è iniziato come 12 ore, 50, 60. No, anche di meno se poi conoscevi, diciamo, i vari warp per saltare i livelli. Che meraviglia. I vari warp per saltare i livelli. Scusa Simone, prego. Allora, io adesso che me lo ricordo, non mi ricordo l'anno esatto, su Wikipedia dice 89, quindi ci rientrerei il coin-op delle Tartarughe Ninja che si giocava in 4. Non so se ve lo ricordate. No? Tu chi sceglievi, Donato, Michele o Raffaele o quell'altro là? Io penso mi pare Michelangelo. Mi ricordo bene, Michelangelo era uno dei preferiti. Massimo, quale dei quattro? Cioè, ci sono stati diversi coin-op. Quello a quattro, quello sì. Vabbè, che c'era... Quello che cominciava nel Palazzo in Fiamme? Sì, esatto. Esatto, ok, esatto. Il primo okay. DMT. Quello lì, poi... c'era un gioco che era tipo Castlevania, quello penso ve lo ricordate voi più skill, perché era veramente piccolo, e era una specie di Castlevania identico praticamente, soltanto che era molto più platform che non... Sarà Black Tiger? Non mi ricordo, c'erano ste fruste... Aspetta, lo cerchiamo. C'era un tipo un Castlevania, Vampire Hunter qualche cosa. Vampire Hunter... Sì, è vero. Io quello me lo ricordo troppo, vediamo se questo... Su cosa non c'è? C'è una prima vista così su Google, non lo trovo. Comunque, vabbè, era fatto più o meno così su scrolling laterale, facevi i salti e poi c'avevi queste armi che si evolvevano mano a mano che andavi avanti. Era bello bruttino, graficamente. E poi Rainbow Island Story si chiamava, o Rainbow Island e basta? Rainbow Island. Sicuramente questi tre per ora, prima del 90, me li giocherei. Però se ci ricordiamo quel gioco lì, mi fate contento, perché l'avevo beccato una volta e poi me lo sono riscordato. Secondo me è Black Tiger, controllo che non sia Black Tiger. Ma Black Tiger è la tigre proprio, se è lì. Bravo! Col vichingo qua, sì, col cornutazzo. Sì. Al parco Rosati di Roma, sì. È quello che dicevo io, che è proprio Castlevania, penso, cioè comunque sia un rippone mostruoso fatto da Konami, chiamato Outcast, in cui prendevi le pruste, combattevi contro le meduse volanti... Sì, ma mi sa che quello era proprio un Castlevania coin-op, che in Giappone tipo si chiamava Castlevania e poi in Occidente l'hanno chiamato Haunted Castle. Chiamato, sì, in Giappone si chiamava Fumaggio Dracula. Esatto, il titolo originale di Castlevania. E comunque dalla chat ci segnalano 1942, ce lo segnala Sono un Taliban, 1942, grande shoot 'em up. Mi hanno detto anche Vendetta, mi hanno detto. Vendetta, bello, con i cali che ti sinculavano...
a metà livello. E poi c'era qualcun altro aveva scritto Dragon Ninja, mi sa Skilloy aveva scritto Dragon Bello. Ninja. Bellissimo. Ma era dell'80, prima del 90? Dragon Ninja, aveva voglia, mi sa che pure se tenevi premuto faceva era pure prima del 70 Dragon Ninja, troppo. Ninja Warriors, Unicorad. Che mi sembra dovevi salvare il presidente americano, possibile? Sì, 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 Dragon Ninja. Sì, in Dragon Ninja all'inizio usciva Schwarzenegger che dice sei abbastanza duro da essere un da salvare il presidente, così. Ma poi erano due coatti del Fiumicino che cannottiere, non so se erano una roba. Magic Sword ce lo segnala Mirko Pierfederici, che era un coin-op della Capcom. Tra l'altro esiste anche in... per PlayStation e per Xbox c'è il Final Fight Double Impact, che c'è Final Fight che si può giocare online, ve lo consiglio. C'è pure sto Magic Sword che era una specie di platform, tra l'altro simile a quello che hai detto tu Simone, simile a Black Tiger, solo che si poteva giocare anche in due. Vabbè, insomma, cari amici, come al solito le cose dei vecchi ci fanno sempre appassionare qua, ma passiamo alle cose dei giovani. Peppe, magari okay. Sì. Abbiamo finito. No, aspetta, c'erano altre due domande. Sì, sì, le domande, sì, sì. Allora, costretti a scegliere con chi passeresti un fine settimana chiusi dentro un ascensore, potete scegliere tra David Cage, Satoru Iwata e Peter Molyneux. E questa... Io, vabbè, ma neanche c'è bisogno che lo diciamo, che lo dico. Cioè? Io, Satoru. Beh. Lo vorrei sentire parlare in inglese per ore. Sì, che ti parla directly to you. Directly to you. Lui è il suo cestino di banane. Esatto. Mamma vabbè, mia. Vabbè, allora, Simone? Io Cage, penso. Ma forse Molyneux racconta storie divertenti, dai. Quindi devi passarci il tempo in ascensore. Magari serve incazzaro proprio vedete un po' le compagnie. Sì, effettivamente io vado giusto così per... a parole, perché se ci dovessi, mi ci dovessi trovare davvero metterei a piangere. Vabbè, vai Bruno. No, io ci ho pensato, credo Peter Molyneux, perché secondo me sarebbe una cosa proprio da data film, che lui magari inizierebbe a dire ah sai il game design così colà, però poi tipo dopo 4-5 ore comincerebbe a cedere, comincerebbe a dire ah che cazzo ho fatto nella mia vita, io non valgo un cazzo. Però se no, ecco, Molyneux sarebbe bello pure perché lo minacci e ti fai di che c'è dentro quel cazzo di cubo, insomma. Ah, sì, giusto. Sì, ma lui secondo me se ne esce con una cosa tipo ah, non c'è un cazzo di niente dentro quel cubo, come la mia vita di merda, tutto vuoto. Poi secondo me incomincerebbe a tirare testate contro l'ascensore e comincerebbe a parlare al contrario, tipo ah, shkatan, shkatan, patan. Perché sta cosa? Perché lo vedo così a Molyneux, quel tipo un po' borderline pazzoide, e poi alla fine me lo vedo tipo... è una semplice pazza Molyneux. Con gli me. Occhi spiritati che fa, adesso ti sacrificherò così la mia vita diventerà meglio. E allora inizierebbe il combattimento all'interno dell'ascensore. Sacrificio alla Otis, la società degli ascensori. Sì, una roba del genere. Tra l'altro c'è Gabriele Cagabre sulla chat, ciao Gabre, che ci consiglia Fantasia 2. Che è quello dove praticamente si facevano le linee e sotto uscivano le femmine nude. Grande consiglio di Gabriele. Ah, pure quello prima del 90, eh? Sì, Peppe, quello seguito no, Peppe, da, quello con, da quello con rullo della vernice, non so se ve lo ricordate. Sì, sì, sono tutte quelle cose belle negli anni 80, quando ancora non c'erano tutte queste cose dei bambini, il Peggy e tutto quanto, e si vedevano certo. Le tette da tutte parti, grandi anni 80. Poi non so, Peppe, tu che ci dici? Con chi ci passeresti l'inverno nell'ascensore? Ma io sono d'accordo pure con Simone Last Name, cioè pure stato riguata, così quantomeno mi faccio dire con certezza quando è che esce il nuovo Zelda. Ah, è un weekend! Cioè... ovviamente il tutto solo se lui mi regge la banana. Ma col bacio anche. Sì, sì, qua tagliamo in abbondanza. Free Playing è un podcast che non si fa problemi a tagliare, come ma tutti era una sanno. Citazione a Gianni Drudi, ragazzi. Ah, era un omaggio adesso. A Bertolucci questo. Esatto. E Aurelio?
Guarda, avrei detto Ivata, però penso che poi mi denuncerebbe per molestie sessuali perché io per il maestro farei di tutto. Non, quindi rimane Cage, però penso che poi sarei io a dover denunciare lui per molestie perché mi dà quell'idea lì. E quindi rimane Molino per farlo sfogare dei dispiaceri di una vita passata a non a raggiungere alcun obiettivo che si era prefissato. No, ma tu immaginati se ti chiudi con Cage e poi stai tutto il tempo con lui che fa Jason, 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 Jason. Ma poveraccio. A me Cage fa molta paura, quindi evitiamo, evitiamo. Vabbè, Niente. andiamo Sì, avanti. andiamo avanti. Terza domanda. Skylanders è stato baciato da un enorme successo commerciale. Il suo seguito è andato pure meglio. Disney ha appena presentato in pompa magna Disney Infinity. Nel Wii U Gamepad è nascosta la tecnologia NFC, la stessa alla base di Skylanders e di Disney Infinity. Siamo davanti all'alba dei videogiocattoli? Ma io chiederei a Simone, che magari lui è il più di tutti quanti E lui è noi. appassionato di Skylander, lo sappiamo tutti. No, magari è più al corrente delle news, perché io mi sa che ne avevamo parlato su qualche puntata scorsa di Skylander, o forse. Avevamo accennato al fatto che per l'appunto Disney farà il suo Skylander, Era praticamente. Sky Disney. No, non so, Simone, tu che ne pensi? Che magari c'è una visione più globale del mondo, dell'industria. Ma a me sembra sinceramente era abbastanza scontato che qualcuno seguisse la strada di Activision, cioè Activision fa Skylanders, fa successo, hanno appena annunciato di aver prodotto ricavi c'è un giro d'affari di 500 milioni di dollari con Skylanders, quindi il passo successivo sarebbe stato che un'altra grande multinazionale tentasse lo stesso passo, perché non Disney, che è quella che c'ha i personaggi più forti di tutti sul mercato, quindi E non tra ce la l'altro sembra. vengono, scusa, ma vengono già da Kingdom Hearts, che il fatto di mischiarli è stato vincente come idea, cioè di Sì, fare un universo a sé. infatti, cioè, mi sembra sinceramente un passo talmente naturale, neanche una grande idea, perché comunque stanno al traino di Activision, quindi vedremo probabilmente il nome dei personaggi, il fatto che comunque si colleghino alla tecnologia nuova, gli porterà un ottimo successo, soprattutto fra i più piccoli. Se siano videogiocattoli o no, sicuramente hanno un target ben specifico, cioè non so se a voi cioè, per curiosità Skylanders l'ho visto in negozio, però poi visto il tipo di gioco ho detto vabbè, non fa per me. Non so se a voi magari vi è interessato giocarci anche a casa o No, ma non esiste. Ma io ho cercato di vedere qualche filmato e dai filmati mi sembra cioè, un videogioco normale e ho perso probabilmente tutto il procedimento del fatto di acquistare i pupazzetti e di metterli sul laggeggio lì. Sì, ma Funziona c'è. praticamente che tu acquisti il pupazzetto e lo puoi usare dentro il gioco. Esatto, lo appoggi sulla cosa. Tra l'altro anche Rayman Legends, quello nuovo, ci avrà la stessa cosa. Veramente, cioè, anche se era trapelato con quel trailer in rete, poi a quanto pare Ubisoft non ha più Ah, ok, benissimo. intenzione di implementarlo, il che comunque mi dispiaceva, perché insomma poter usare la statuina di Ezio oppure il Rabbids come aiuto non era male come Ma implementazione di gioco. infatti forse come concetto ci sta, è ovvio che poi lo devi applicare in base all'età. Sicuramente per loro cioè per i ragazzini funziona di più, Tra ma. l'altro, visto che hai parlato della statuina di Ezio, faccio un breve excursus. Sempre quando sono stato a Venezia, passeggiando là, a un certo punto, perché tra l'altro è pure carnevale, periodo di carnevale, a un certo punto mi vedo uno vestito da Ezio Auditore, Che figo. no, che mentre sono passato io ha fatto scattare la lama da sotto al cuore, poi la lama proprio fatta benissimo, cioè che sembra. E tu l'hai buttato subito, l'hai spinto e l'hai fatto cadere in un No, canale, mi sa che lui si stava per buttare su di me sulla lama, però l'ho evitato con maestria, diciamo. alla peggio bastava salire sopra un albero perché non li può scalare, No, Ezio. ma poi No, a Venezia era il 2, quindi il non. problema è che dopo che l'ho visto si è riattivata tutta una catena di memoria, per cui vedevo le gondole e mi veniva da saltarci sopra da una gondola all'altra. Certo. Vedevo i parapetti, cioè non mi veniva, però un po' me l'immaginavo, ero entrato nell'ottica. Si è ricordato il suo antenato Brunoschi che Infatti, quello faceva della l'assassino. guerra delle 5 giornate di Milano. Esatto. Mamma mia.
Tra l'altro ci chiede Andrea Alberto Cappellino che vorrebbe sapere che cosa ne pensa Davide di Skylanders. Glielo chiederemo, dai, ce la segniamo. Ma secondo chiediamo. Me a Davide, se glielo fanno quei Pokémon, esce pazzo proprio, che tipo se li compra tutti. Gotta catch em all. No, comunque per quanto... Scusa, vai. Per quanto mi riguarda, vabbè, per me è un gioco del genere che devo stare davanti a... Cioè, io già a volte col joypad mi sento un cretino a giocare, figuriamoci se devo mettere i pupazzetti sopra... No, vabbè, non è che funziona, cioè, lui li sblocca semplicemente, non è che poi tutte le volte credo che debba mettere i pupazzetti. Sì, ma... Azzardo, eh. Ma ti immagini io che vado in un negozio e dico, questo non ce l'ho, ma... Cioè, beh, aspetta. Se facessero un gioco del genere con i Masters... Metti i men sopra allora. Oppure facessero con, che ne so, quei Transformer, che quando li trasformi tu si trasformano sullo schermo, a seconda di come li muovi. Cioè, no, che noi da piccoli facevamo un po' le battaglie con i Transformer, che gli facevano dai pugni, calci. Pensa se si facessero tipo che lo fai e te lo riproduci sullo schermo. Capisci? Pensa se ti mettono pure una videocamera, una telecamera mentre lo fai e vai su YouTube, la tua vita è finita a quel punto. Bruno ha sbaccato stasera, non so che è successo, ma ha sbaccato. Cioè, diciamo, Bruno, il passo successivo qua è Kinect più l'Illumilight, certo, di Microsoft, certo, più Action Figure Sus, e non ti dico il resto come prosegue. Minchia, anche i sensori di Valve, a questo punto facciamo tutto insieme. Aurelio, però... In effetti, se ci metti dentro anche le bambole gonfiabili, la cosa si comincia a diventare... O no? Siamo in fascia protetta ancora, mi sa, dai, meglio di no, meglio di però no. Però sarebbe una grande idea, secondo me. Poi vai nel sexy shop e ti trovi il reparto nerd con le bamboline da mettere sopra il cazzo di gomma, là, che te lo interfacci con Xbox... Comunque, ragazzi, ci hanno sempre, specialmente la parte Sony, ci ha sempre provato, perché c'era pure che era, no, Yu-Gi-Oh, come si chiama quel gioco? Eye of Judgment. Sì, quello di Kart. Sì, Eye of Judgment, sì. C'era quello con le carte che poi è fallito, non c'erano più server e tutto. Da ragazzino io mi ricordo, non so se voi ricordate quello con i codici a barre, che non era poi un videogioco vero e proprio, però c'era la lotta dei codici a barre. Sì, non sì, so se sì, voi... col Game Boy, no? No, era proprio un aggeggio a sé. Ah, è vero, Code Battler. Sì, Card Battler, una cosa del genere. Scusa Simone, comunque in chat c'è Mirko Pierfederici, che è uno che ne capisce, che dice: è un gioco che funziona per tutti se prendi i personaggi giusti, se lo facessero con le bambole gonfiabili io lo prenderei. Quindi vedi Aurelio che già il business così sarebbe vincente. Ricordate che l'idea ve l'ho lanciata io, quindi le royalties le pagate a me. E poi arriva Andrea Vena che ci dà la prima precisazione della serata di tante, che dice: invece sì, Simone, bisogna mettere ogni volta il pupazzetto sul cosiddetto portale, quindi devi stare là a giocare con i pupazzetti intorno e ogni volta devi fare io scelgo te e lo metti sopra il coso e quello ti appare nel gioco giocato. Che bello! Ma comunque io credo che Maggiustro ci chiedesse più che altro un parere in generale su questa cosa di fare i videogiocattoli. Ma tu sei partito per la tua strada con i Transformers. Hai ragione. Che cazzo ne so io. Non lasciato fare. Hai ragione, scusa. No, comunque dicevo, secondo me probabilmente... Ma già Wonderbook è la prova. Vabbè, sì, però Wonderbook è una stronzata, sì, penso che stavi dicendo questo, insomma, sì. È una vaccata micidiale, cioè. Sì, però il ragazzino a parte io non l'ho mai visto in azione, quindi, però sicuramente qualche ragazzino che ci si affeziona ci sarà. Oddio. Cioè, addirittura così brutto? Sì, sono molto meglio, insomma, le action figure, le statuette che ad avere un libro, diciamo, con la realtà aumentata attorno, dai. Ah, ok, allora niente. Allora... No, ma comunque a prescindere da Wonderbook, questo qua di Skylander è un modello che per certe fasce demografiche può funzionare, sì, però al di fuori di quelle io non ce lo vedo più di tanto, personalmente. Ma comunque probabilmente da un punto di vista dell'industria è un po' un cercare, secondo me, delle sinergie, dei mercati inesplorati, delle nicchie da sfruttare. Chi è? Activision, che ha fatto Skylander, giusto? Sì. Ecco. E anche Disney, no. Disney adesso farà Disney Fusion, si chiama quello di Disney, o mi sbaglio? Disney Infinity. Infinity. Ma chi è il publisher? Sapete? È Disney.
Bene. Ci dice Alberto Cappellina, dovrebbero farlo con le micro machine. Quella sarebbe un'altra roba, con le macchinine. Ma pensa a tutti quelli infognati con le macchine che andrebbero a prendere Hot Wheels a farsi lo sconto. Però voglio chiedere una cosa, Andrea Vina, come fa a sapere che ogni volta ti mette il pupazzetto? Magari... se ci rifletti è una cosa estremamente logica, no, se no io lo compro e lo usiamo per 100 persone. Aurelio, era un... una provocazione. Lo volevi mettere un po' in difficoltà. Ma io li devo difendere, i nostri ascoltatori. Sì, dai. Gli ascoltatori sì, Andrea Vina no. Era una delle sottili stilettate di Simone in Ponte di Fioretto. Sì, mi chiamano Altair. Vabbè, possiamo passare all'altra cosa o qualcuno c'ha qualcosa no, da dire? Un'altra finisco lettera... un secondo il concetto. Scusa, cioè, secondo me stanno cercando delle nicchie di business sempre per il fatto che il mercato è in crisi, quindi un po' come ha fatto Nintendo con il Wii, che ha trovato la formula giusta per vendere, per espandere il mercato, adesso stanno provando anche questa direzione e probabilmente si creano anche delle sinergie con magari produttori di giocattoli che saranno un po' in crisi, credo, nei tempi moderni, non lo so, non seguo certamente il mercato, le quote azionarie dei produttori di giocattoli, eccetera, eccetera, però sicuramente con diffondersi di videogiochi un po' i produttori di giocattoli tradizionali saranno andati in crisi, mentre adesso magari in questo modo, creandosi delle sinergie, possono tornare a galla loro e chi invece produce videogiochi può cavarsela con videogiochi magari meno dispendiosi, ma che possano attirare un certo tipo di pubblico che i soldi li spende e quindi gli fa andare avanti con poche spese, grandi guadagni. Vai Simone. Benissimo, allora seconda mail per oggi, mi sa che anche l'ultima. Ciao cari, una domanda per voi, di Alberto Cappellini che ci sta ascoltando. Ciao cari, una domanda per voi. Ci stavo pensando tempo fa e Multiplayer ha ripescato lo stesso argomento, ovvero che cacchio se ne farà Sony di Gaikai? Non credo lo utilizzi come metodo per permettere agli utenti di giocare senza hardware potente, perché comunque vorrà vendere quante più PS4 possibile. Personalmente penso che l'abbia acquistato per avere il know-how dello streaming locale, dato che sembra essere il live motive di Nintendo, col paddone, PS Vita, da PS3 a PS Vita, Project Shield, eccetera. Che mi dite? Ma lo sai che mi ha convinto? Io sinceramente non ci pensavo più di tanto, però l'ipotesi del nostro ascoltatore è molto sensata, potrebbe essere davvero così. Ma io pensavo che, vabbè, a parte quello che dice Alberto, no, di fare lo streaming nelle varie stanze, oppure anche quello che si è ipotizzato quando è uscita la notizia, no, di fare lo streaming magari il gioco via cloud dei giochi vecchi per evitare problemi con la retrocompatibilità, secondo me una cosa che potrebbero sfruttare, che adesso ancora non ci si è buttato nessuno seriamente, sarebbe di abilitare lo streaming facile per tutti quanti. Nel senso, se io oggi voglio fare per esempio lo streaming live di un gioco, per esempio su Twitch TV o su YouTube, devo fare tutto il setup della cosa di cattura, della scheda di cattura, devo farmi l'account, devo provare tutto quanto. Poi se voglio fare una roba tipo il divano videoludico, così ci infio pure questa, che voglio farci esatto. Partecipare più persone, ancora più un casino, perché devo trovare il modo di far arrivare il video alle altre persone, far arrivare l'audio senza lag, insomma un casino, un sacco di problemi tecnici. Mentre invece con la tecnologia di Gaikai si potrebbe fare una cosa che tipo io mi metto a giocare, che so, ad Uncharted 4, mi collego magari con i miei amici sull'account Sony, che vedono la mia partita, magari loro stanno facendo altro, non stanno facendo niente, vedono la mia partita, si mettono a commentare, stile proprio giocata da divano. Magari tutto lo mettono in streaming su YouTube e la gente pure su YouTube se lo vede in diretto, oppure su Twitch TV o su altri servizi simili, perché ultimamente perché chiamo Gaikai per fare tutta questa cosa? Lo chiama chi? Cioè Gaikai era un altro tipo di progetto, mo perché fa streaming, ok, ma non capisco. Beh, Simone, come... on live per esempio questa possibilità te la dà ancora, che tu puoi tipo vederti le partite degli altri, dei tuoi amici, senza giocare tu stesso, puoi anche commentarle, eccetera eccetera. Ma lì mi chiamo qualcuno che si occupa di streaming, cioè di streaming video e basta, non
del cloud, insomma, del gioco dal cloud, del gioco stream. Non lo so, mi è da pensare. Ma Simone, secondo me può essere, cioè Gaikai sicuramente avranno le tecnologie anche per fare una cosa di questo genere. Anche perché, ripeto, OnLive già lo fa, Gaikai probabilmente già. Comunque, quello che volevo dire è che c'è un grande mercato per questo tipo di servizi. E probabilmente il primo che ci si butterà farà un grande successo, perché adesso sappiamo che su YouTube i video di gameplay sono tra i più visti, mi pare alla Mamma seconda mia. Posizione tra i video più visti, infatti tutti ci si buttano a fare video di gameplay. Chiunque. Andate a vedere il divano videoludico. Poi lo stavo per dire, c'è addirittura anche il divano videoludico. No, ma non c'entra niente con i video di gameplay. Lo so, scherzavo. Poi ci sono tipo quei giochi tipo League of Legends, Dota, che ci stanno un sacco di gente che quando giocano i player più professionali si collega per guardarsi le partite, intanto poi c'è il bannerino a fianco e Twitch TV si fa i soldi, il player si fa i soldi, eccetera, eccetera. Sentiamo Peppe e Simone che infatti, ci dicono. Voi che dite, che c'avete da dire? Peppe, vai tu? Vado io, poi te. Ok. No, vabbè, io pensavo invece, nelle mie fantasie malate, qualcosa anche a livello proprio di servizi. Cioè che, per esempio, compri, come c'è per ora il cross-buy con PS3 e PSP invece, una specie di cross-buy streaming, cioè che tu compri comunque il gioco, poi in più c'è la possibilità di giocarci magari in streaming dalla console di un tuo amico, oppure anche solo locale, tipo a casa avendo una sola PlayStation, se qualcun altro ci vuole giocare, che so, metti caso, fanno un Clay, è impossibile, però sarebbe un'idea carina, fanno un client PC e magari un altro ci gioca da PC con lo stesso gioco acquistato. Che ne pensi? Ma secondo me principalmente, cioè, acquistare Gaikai serve a Sony per prendere un vantaggio tecnologico su Microsoft, che gli è dovuta correre dietro. I soliti vantaggi di Sony che poi si dà in faccia. Che poi si è dato in faccia perché tipo un mese dopo è fallito OnLive e Microsoft si è comprata in svendita, insomma, cioè, si è preso proprio gli sviluppatori. Comunque se la tecnologia streaming serve, cioè nel senso è una tecnologia che in futuro gli operatori pensano diventerà standard. Quindi una multinazionale come Sony si avvantaggia. Sicuramente PlayStation 4, come diavolo si chiamerà, avrà o sarà predisposta per sfruttare la tecnologia, il cloud, in modo molto più pesante di come facciano di come fanno le console attuali. E quindi immagino che comunque sia hanno comprato qualcosa che altrimenti avrebbero dovuto pagare tramite la ricerca e lo sviluppo, tramite il settore ricerca e sviluppo. Che ci faranno? In realtà con una tecnologia del genere ci puoi fare mille cose, cioè dal gioco streaming anche al fatto, pensate a tutta quella polemica sulla tecnologia per difendersi dall'usato, mettiamo per creare una tecnologia per difendersi dall'usato, e se fosse basata proprio su un discorso di cloud, cioè di dati che puoi attivare solo in streaming tramite un codice che va autenticato, e quindi che comunque sia viene gestito tutto lato server e non ti dà a cui non hai accesso se non paghi una specie di online pass, se non c'è una copia originale, cioè può essere usata veramente per tante cose che non sono necessariamente quelle per cui le usava, cioè quelle per cui per esempio era nata OnLive, che ha fallito completamente, quindi non credo che seguano su quella strada, perché sarebbe abbastanza suicida, soprattutto per una multinazionale in crisi come Sony. Ma comunque, se posso inserirmi un secondo, Simone, posso? Sì. C'è anche il fatto che, come dicevate voi, spesso questi sono acquisti che le multinazionali fanno per appunto assicurarsi un vantaggio tecnologico, anche se magari non hanno ben chiaro che cosa farsene. Perché quando una grande azienda, che magari è monolitica, magari è lenta a cogliere i cambiamenti, vede che esistono invece delle aziende più dinamiche, più giovani, che possono potenzialmente ribaltare il mercato, pigliano e l'acquistano in modo da avere il piede, diciamo, già mezzo nella porta. Poi se quella innovazione promessa non arriva, loro hanno fatto l'acquisto sbagliato e basta, e quindi così. Però proprio è una pratica quella di
pure Google ogni tanto piglia e si compra il sito, che ne so, che fa il riconoscimento degli occhi di un certo colore, no, oppure si compra il sito che fa, sono cose normali che uno fa e poi magari non si... comunque. Esatto, anche esatto. Apple soprattutto avanti. Apple. Comunque secondo me nelle nuove console sarà massiccio l'uso dello streaming per certi aspetti dei videogiochi, cioè aspettiamoci questa cosa, perché anche i titoli che ne so, free to play, non andranno scaricati completamente, sicuramente saranno inseriti all'interno, cioè ne scaricherà una parte, poi ti farà lo streaming di alcuni dati e magari altri li gestirà in locale per non riempire troppo il disco e così via, insomma. Comunque secondo me in qualche modo la useranno. Bisogna vedere come, l'annunciano tra poco, insomma, queste console, si è capito, no? Ce l'hanno tutte in tasca e non vedono l'ora di tirarle fuori. Sì, sì, ormai è tutto pronto. E niente, Simone, io a sto punto, dai, leggiamola l'ultima email, che dici, passiamo a qualcos'altro? No, leggiamola. Uh-huh. Ma... ah, è ok. Ok, ok, l'ho letta al contrario. Va benissimo, va benissimo. Sussurro sul Nintendo Direct e su Suda 51. Ci siamo? Sì, sì. Ok, salve mitici amici di Free Playing. Vi seguo regolarmente ormai da una dozzina di puntate e in poco tempo siete diventati il mio podcast preferito. Grazie anche al vostro nostro di tutti pezzo. Di tutti pezzo. Di tutti pezzo da 90, mitico Davide. Ma passiamo alle domande. Dopo l'ultimo Nintendo Direct, con tutti questi bei giochi in arrivo, vi siete ricreduti su Wii U? E anche sulla sua potenza hardware, avete visto il trailer del nuovo gioco di tipo di Xenoblade? Altro che PS3 360. Poi volevo rassicurare Davide che non è l'unico ad apprezzare Flower, Sun and Rain. Lo adoro anche io, ma sapete se il protagonista del nuovo Killer is Dead mondo Zappa abbia a che fare con il Sumio mondo di Flower, Sun and Rain? Si somigliano e indossano entrambi lo smoking. Boh, penso di essere stato abbastanza breve, come lo è solitamente Davide. Ciao a tutti tranne a Pierpaolo. Salutiamo Pierpaolo. Niente, io direi, scusa se prendo l'iniziativa, Simone, direi innanzitutto, vabbè, la domanda di Killer Day, non so se qualcuno qui si è giocato Flower, Sun and Rain. Io presente, Davide all'epoca mi costrinse e fece bene, perché è un gran bel giochino in effetti. Ah, ecco, perché dicevo che magari ci poteva rispondere lui a quest'ultima domanda. Tu da Aurelio che ne dici, sono parenti su Mio Mondo e Mondo Zappa? È la prima cosa che ho pensato quando ho letto che si chiama Mondo Zappa, il protagonista, perché c'è questo cognome che coincide, c'è questa somiglianza estetica, è possibile. Ma io pare diciamo che sia lo stesso... Pare che sia lo stesso immagine, lo stesso mondo. Sì, sì, questo è sicuro, dovrebbe essere lo stesso universo, chiamiamolo così. Io diciamo un 10 euro sul fatto che sono imparentati, ce lo punterei. Eh sì. Segniamocele però, ste 10 euro, cari amici, chi le vince ste 10 euro, Aurelio? Pierpaolo. Grande Pierpaolo, ciao Pierpaolo, ti aspettiamo, ricordiamo. E vabbè, poi per il fatto di... poi grazie anche per il fatto che siamo il suo podcast preferito. E poi c'è il fatto beh sì, dai, dobbiamo ringraziare, no? Sì, sì. E poi, vabbè, per sta domanda... E poi io non mi sono mai perso di... Non mi sono mai dovuto ricredere su Wii U, caro mio. Io lo so che è Wii U e Wii U. Altro che PS3 360, giusto? Esatto, esatto. Oh, quindi Simone, te lo stai andando a comprare... Allora, buttiamola su Nintendo Direct, l'avete visto? Sì, buttiamola. Buttiamola su Nintendo Direct. Directly to you. Ivata senza banane. Ma improvvisamente in una pubblicità della Apple. Ma addirittura. Io non l'ho seguito dal vivo. È tipo I'm an Hackintosh, capito? Un misto. E sì, possibile. Non l'hai visto niente, non sai nulla del Direct. No, ho letto le news però dopo e non l'ho seguita in diretta perché te l'ho detto, questa settimana è stata letale. Ah, la prima mezz'ora, correggetemi se sbaglio. Ma... Vai Andrea. Tanto l'ho visto tutto in diretta, quindi vai avanti Simo. La prima mezz'ora era arrivata che si toccava sul Miiverse, su cose che oggi si fanno con un telefono Android da 60 euro e diceva le possiamo fare anche noi col Wii U.
E che si prostrava anche a 90 gradi chiedendo scusa per la penuria di titoli fino a primi di marzo. Sì, subito dopo c'è stato quello, continua a chiedere scuse, a sottolineare l'errore, poteva far finta di niente, magari ne usciva anche vincitore. No, lui ha voluto dire più volte scusate, vi prego. Scusa, posso un secondo, Simone? No, quello che volevo dire è che a me colpisce sempre, quando vedo le conferenze Nintendo, il fatto che comunque loro sono completamente all'opposto rispetto alle conferenze americane. Cioè, una conferenza americana, tu non senti mai uno dire, oh scusate, che... Cioè, quando Katsirai, per esempio, che lui sì, è giapponese, ma c'ha la mentalità americana, per il fatto del PSN Plus, cioè quando c'è stato la debacle là del PSN Network, ha detto, ma sì, siamo stati offline, dai, tenetevi sti giochi, che così state apposta, che ve ne frega. Invece questi qua manco... No, aspetta, però questa è in generale una mentalità giapponese, perché loro, era il 2011 quando ci fu il problema col PSN, o proprio l'anno scorso, non ricordo. No, 2011. 2011. Aprirono le tre scusandosi per quel problema. Treton messo a 90. Esatto, quindi è proprio la mentalità giapponese, così che aprire una conferenza come le tre scusandosi per un problema simile è comunque un notevole coraggio. Però, ripeto, a me stupisce molto perché comunque tra l'altro loro un po' li vedo un po' come i bambini sperduti in mezzo ai grandi, alle sanguisughe, alla perfidia proprio, perché loro proprio sono candidi, dicono sì, faremo sti giochi, per esempio Steve Jobs... Quando annunciava come Apple in genere, quando annuncia una cosa, fa la conferenza, che ne so, ecco il nuovo, questa è una roba che ho sentito su digitale, salutiamo, ecco il nuovo MacBook, eccolo qua, costa 1000 euro da domani nei negozi. Invece questi fanno la conferenza, dicono, in autunno uscirà il nuovo Zelda, tra 2-3 anni uscirà, cioè così tranquilli, con la gente che sta con la bava alla bocca per avere giochi nuovi, sì, tranquilli. Sono molto... Ma veramente loro fanno così, ma poi ci abbiamo anche chi fa finta di niente, come quello esatto. The Guardian, The Last Guardian, che ha... Esatto, Sony invece non, cioè c'è la PS Vita che sta boccheggiando, e loro hanno la filosofia del non dire, cioè piuttosto che dire una cosa brutta non dici niente, invece questi proprio così buttano sul piatto, mettono subito le mani avanti, si scusano, fanno ste... Non è mettere le mani avanti, magari semplicemente vogliono essere onesti. Sì, lo sai, però... Videogiochi a 5 stelle. Intanto salutiamo Gabre che se ne va. Ciao Gabre, buonanotte. Ciao Gamber. Ciao Gabre. Ciao. No, ma sì, però capisci che nel mondo del business queste cose che sono, per carità, sono bellissime, sono onorevoli e tutto quanto, però nel mondo del business se ti sta vedendo il Nintendo Direct, te lo sta vedendo un azionista, dici, oh, che cazzo, questi veramente non fanno uscire niente domani, dopodomani, io vendo tutto. Però aspetta, il Nintendo Direct, diciamo, se lo segui, vuol dire che sei un grande fan Nintendo. E Nintendo con i suoi fan c'ha questo rapporto molto viscerale, oserei definire. Quindi diciamo, al fan in quel senso fa quasi piacere questa ammissione di scuse, questa sceneggiata qui. Ma no. Anche perché che gli dici? Quello ti dice, no, scusa. E tu che gli dici? Satoru, vai tranquillo. Io sarei curioso di sapere cosa ne pensa Simone 2, anzi Simone primo nel nostro, vabbè, Simone l'altro, Simone Tagliaferri, cosa ne pensa di tutto ciò? Non ne pensa niente, si estrinseca la discussione. Tu Peppe invece? No, stava al telefono prima, mi sa. Ah, scusate, non avevo riattivato il microfono. Ecco. Sono intervenuto anche varie volte, devono essere stati interventi interessanti. Quindi si stava incazzando Simone, capito? Sì, adesso provo a parlare, sentivo che voi dicevate, io gli dicevo, ma che cazzo, non mi hanno sentito, vabbè. Che stavi recupera Simone, rifacciamo il pezzo se vuoi, allora io dico, no. Vai. No, dicevo, poverino. Cioè, no, aspetta, Simone, che... scusa, facciamo così, adesso, sì, hai ragione, sì, adesso quando parla, poi ci monteremo. Ci inserisco la voce tua da sotto, così stiamo a posto.
È stato un momento altissimo per i podcast italiani. Sì, qua ce ne abbiamo un sacco, poi i picchi, cioè abbiamo le catene montuose di momenti altissimi. Ma no, comunque ero curioso di sapere cosa ne pensavi tu. Io penso che sia la risposta giusta, comunque sia uno stato di crisi. Chiede scusa, mi sembra che lui comunque sia come atteggiamento, cioè non c'è un atteggiamento, cioè voi ve lo vedete, vado a fare una conferenza, fa chi yeah, arrivo io, cazzo Nintendo, fa così, fa così. Con le ballerine attorno. Sì, oh. Cioè Iwata è un tipo da banana, no? Da ballerina. Cioè, Iwata è un uomo da teatro, no, non è un uomo da teatro Kabuki, insomma. Ma proprio da teatro, no. E c'è una presenza scenica zero. Secondo me chiede scusa, cioè t'ammorbidisce, e poi comunque si hanno dovuto fare una serie di colpi che hanno fatto il loro porco effetto. Io su sta cosa del mancano giochi, questa secondo me sarà una costante delle console, sì, nuove. Sì, sì, sì. Per forza, costa veramente troppo produrre un gioco per una console nuova, e costa talmente tanto che non giustifica l'investimento su dei giochi di lancio. Ubisoft ci prova ogni volta facendo quindi io forse lui non chiederei neanche scusa, secondo me è talmente normale che sia così, che non ci siano giochi quando escono le nuove console, che non me ne stupisco. Anzi, Wii U secondo me c'ha una lineup anche abbastanza ricca, cioè c'ha il nuovo Super Mario, c'ha Zombie U, c'ha diverse cose interessanti che magari... Diglielo Simone, perché a me mi perculano da quando è uscito. Vatta a comprare, Simone, vatta a comprare e poi ci dici come ti diverti. Non lo comprerei mai, però dico, ecco. Rispetto alle altre vabbè, io sono pincista convinto, cioè per comprare una console devo essere proprio motivato tanto. Però rispetto cioè non dovresti stare chiuso nell'ascensore con Iwata per comprarti Wii U. Tu pensa magari che un gioco chiede 500.000 copie per entrare dei costi, no? Quanti si possono permettere di tentare un gioco su una base installata zero? Cioè nel senso, tu non sai quante console venderanno, però provi un gioco e non sai effettivamente se rientrerai neanche della metà di quello che hai speso. Cioè quindi è abbastanza ovvio che le console diventano potenti più aumentano i costi di produzione dei giochi e meno giochi nuovi ci siano al lancio. Cioè col Mega Drive ti permettevi di lanciarla con Altered Beast, Strider, eccetera eccetera. Uno perché erano tutte licenze, diciamo, che costavano molto meno rispetto ad adesso, e due perché vendevi 20.000 pezzi e eri felice, insomma, e tutto il resto era guadagno. Adesso ne devi vendere 10 volte tanto, cioè magari 10 volte tanto, 20 volte tanto. Fare pure una nota sulla questione potenza, Wii U. Facciamo. No, fatto ridere Bruno, facciamo. Cioè, sto video della potenza che di Wii U. No, facciamo. Fallo parlare. Voglio bene. Scusate. In realtà, c'è un processore che costa 5 dollari, ormai si è capito. No, è vero. Altro che PS3 360. C'è un processore, il processore è più lento di quello di PS3, di quello di 360 sono sicuro, PS3 non l'ha detto, l'ha detto il Monopoli, quindi io ci credo. Infatti uso lui come fonte, insomma, che ci ha lavorato salutiamo Monopoli. Però c'ha un buon chip grafico, quindi è probabile che la resa grafica di un gioco fatto apposta per Wii U sia superiore rispetto a quella di un gioco fatto per Xbox 360 e PlayStation 3. Poi la CPU c'ha tanti altri cazzi che compromette, e quindi ci saranno delle cose che se fai su PlayStation 3 o su Xbox 360 fai, su Wii U non puoi fare. Simone, ma te che ci sei impicciato più con le news e company? Ma questa storia delle nuove console, cioè tu le vedi così differenti come hardware? A parte, vabbè, ovviamente sì, diciamo che la scelta di Nintendo è un po' audace, però le vedi così lanciate nella nuova dimensione, nella nuova generazione, oppure... Ma tu dici Orbis e Durango? Sì, che già i nomi, diciamo, promettono malissimo, ma tu ti aspetti questo zompo, questo leap fortissimo... Oppure in vista pure della notizia che c'è stato un altro leak adesso su PS4? Ma io quello che ti posso dire è che tanti leak sono attendibili nel momento in cui vengono dichiarati presi dai documenti degli SDK. E quando vengono dichiarati presi da quei documenti, diciamo che c'è il loro tasso di attendibilità. Però è anche vero che da qui all'uscita delle console l'hardware può cambiare, cioè non è detto che adesso ci sia già l'hardware definitivo della console. Seguimi bene, sì. quindi paradossalmente potrebbe essere che il rumor di oggi sia stato preso da una caratteristica vecchia
copia da un da qualcosa che girava tempo fa e che comunque sia adesso non è più valido, e quindi quando troverai la console sul mercato te la troverai diversa rispetto a quella del rumor. Però non è detto che non siano anche attendibili, secondo me. Cioè, tutta sta rincorsa ai rumori, in realtà spesso sono... Ma quella pubblicità, insomma, alla fine è marketing. No, secondo me è anche il fatto che vengono date... Quando cominciano a mandare console ai vari sviluppatori, sono un po' chiacchieroni, chiacchierano con qualcuno, gli dicono, ah, questa c'è queste caratteristiche qua. Quello dice, sì, non lo dico a nessuno, e poi magari lo scrive. Non l'ha detto, però. Sì, no, ma il fatto che dico... Oltre appunto ai vari rumor che si rincorrono, ma tu vedi una possibilità di rivoluzione vera? No. O solo un po' un potenziamento grafico e due o tre servizi nuovi? No, ma rivoluzione? No. È il discorso di prima, costa troppo. Ci saranno nuove IP, ma alla fine il discorso che è successo in questa generazione con la serializzazione di qualsiasi cosa, idiozia a manetta, sarà anche accentuata nella generazione successiva. Cioè, non spendi, che ne so, 100 milioni di euro per sviluppare una tecnologia e un videogioco e poi speri di recuperarli solo con un singolo videogioco o creando ogni volta cose originali. Lo fai e poi la monetizzi in varie produzioni, come ha fatto Ubisoft con Assassin's Creed, come ha fatto, che ne so, Activision con Call of Duty, eccetera, eccetera. Ma è normale che sia così, cioè, ma a me sembra proprio sciocco il discorso di chiedere originalità arrivati a certi livelli. È come chiedere originalità a Hollywood, ormai chiede originalità, che so, a Call of Duty o a Assassin's Creed, cioè. È quello, è un'industria e produce da industria. Sono prodotti industriali. No, comunque io credo che Simone, scusa, cioè dimmi se mi sbaglio, Simone, volesse parlare anche del fatto che l'hardware, almeno per quello che è stato leakato fino adesso, sembra abbastanza simile tra le due console. Cioè non c'è, già tra Xbox 360 e PS3 le differenze non sono grandissime, ma dalle specifiche che stanno trapelando, io per esempio stamattina il sito VGLeaks ha fatto trapelare specifiche di Orbis e alla fine la differenza che è saltata all'occhio a me, che non sono un tecnico, è che PlayStation 3 avrà metà della RAM avrà 4 giga di RAM rispetto a PlayStation 4 avrà 4 giga di RAM rispetto a Xbox la prossima, che invece ce ne avrà 8, però sarà RAM più veloce. Per il resto c'erano tutte e due CPU 1,6 GHz, 8 core diviso in due gruppi da 4, e mi sa che anche come grafica siano più o meno comparabili. La CPU della PS4 dovrebbe essere leggermente più performante di quella di Xbox. Su NeoGAF l'hanno riassunta con il fatto che più o meno fra le due console dovrebbe esserci il gap che c'è fra PS3, Xbox e 360, ovvero la nuova PlayStation avrà un pelo di più di potenza bruta, però la nuova Xbox compenserà perché dovrebbe avere un migliore multitasking, dovrebbe riuscire a gestire meglio più operazioni in contemporanea. Pure quella, scusate, era una mezza stronzata, insomma. Cioè, potenza bruta relativamente poi a come lavorano i vari pezzi. Potenza hardware. Brutta. Però a me sembrano che due nuove console, almeno stando ai rumor, sono due PC messi dentro delle... E saranno, secondo me è un vantaggio. Cioè, nel senso, Xbox 360 comunque sia aveva l'immenso vantaggio di essere un PC messo dentro una scatola bianca e era... dava il vantaggio che chiunque ci sviluppasse sopra sapeva perfettamente come... usarla e come sfruttarla sin da subito. Poi ci sono stati dei margini di miglioramento anche con l'affinamento delle varie tecnologie, però alla fine dava un grosso vantaggio a livello di software di sviluppo, eccetera, eccetera. Perché tutti si lamentavano le PlayStation 3? Perché c'aveva un'architettura particolare, mal documentata da Sony, e era difficile da sviluppare. Se fanno un PC pure loro, ben venga, almeno comunque sia a livello di sviluppo. Non accadrà più che su Xbox 360 Skyrim esce che gira bene e su PlayStation 3 esce che gira scatto. Ah, addirittura poi per Xbox 720 si parla di Windows 8 come sistema operativo, quindi si sempre più dei PC. Come il CE per Dreamcast ai tempi, faranno una cosa del genere.
che è stato un grande successo, tra l'altro, su Dreamcast, ricordiamo. No, io chiederei a Peppe cosa ne pensa lui, visto che è stato in silenzioso silenzio, del Direct, delle console nuove, tutto quanto. Ma te l'ho detto, vabbè, il Direct, come ho già detto, è stato, diciamo, una risposta che ha dovuto fare Nintendo perché per fare stare buoni, insomma, tutti i fan più affezionati e soprattutto gli acquirenti di Wii U, gli early adopter di Wii U, fondamentalmente, perché ha dovuto snocciolare tutto quello che vedremo nel corso dell'anno, proprio perché io poi parlerò di Nintendo, perché non ne ho parlato. Ma io invece voglio dire una cosina. Vabbè, tanto lo chiudo, perché poi invece per quanto riguarda la next gen sono praticamente d'accordo con tutto quello che ha detto Simone, quindi non ho nient'altro da aggiungere su quel versante. Se volete tornare alla parte Nintendo, così eventualmente poi mi ricollego. Ah, guarda, dico in due parole proprio la mia opinione, sì, così casomai mi puoi rispondere tu che tu lo possiedi, lui. Cioè, l'impressione che ho avuto io è che gli annunci fatti a questo Nintendo Direct, se già possiedi un Wii U, ti fanno abbastanza felice, perché fa vedere che esce roba e discretamente interessante. Sì, sì, esatto. Se però, come me, non lo possiedi, sinceramente non mi spingono ad acquistare la macchina. Con tutto il fatto che insomma hanno voluto anche, diciamo, annunciare i prossimi pezzi da 90, quindi il nuovo Mario Galaxy, il nuovo Smash. Sì, fondamentalmente hanno detto che in lavorazione, che sarà giocabile all'E3 sia il nuovo Mario Galaxy che il nuovo Mario Kart, e poi che stanno già anche lavorando a una versione sia per Wii U che, vabbè, per 3DS di Smash Bros. Brawl. Sai qual è il problema? È che io, Nintendaro, queste cose me le aspetto, le do quasi per scontate. Sì, sì. Quindi sì, le vedo loro hanno voluto tranquillizzare dicendo: guardate che insomma arriveranno, e comunque gran parte di queste cose arriveranno entro la fine dell'anno. Quindi hanno voluto rassicurare. E secondo me, insomma, chi è che ora magari nutriva dei dubbi sul 2013 videoludico del Wii U, ormai dovrebbe stare abbastanza tranquillo, insomma. Ma sai cosa, Peppe? Il problema è che se a me mi dicono: guarda, ti esce alle 3, ti esce qua, ti esce là, io non me la vado a comprare domani il Wii U. Io penso: allora, vabbò, aspettiamo che esce Mario. Ma non te lo compreresti neanche appunto con Mario, tu. Cioè, tu sei proprio il target che Nintendo non ci si avvicina neanche. Mo non mi escludete soltanto perché non gioco Wii U. Sto dicendo semplicemente che se io fossi anche una... Per esempio tu, Simone... Ma da come ti sento parlare... Hai ragione, no, scusa. Anche perché, scusa, come diceva giustamente Simone, è stata comunque una conferenza fondamentalmente incentrata più della metà sui titoli Nintendo, terze parti pochissimo di fatto. Beh, c'hanno la botta, sì, quello che ormai è diventato un titolo Nintendo, ma... A parte, insomma, i team con cui stanno a stretto contatto, quindi quello di Platinum Games, che praticamente... Nintendo li sta di fatto finanziando per fare Bayonetta 2, e poi insomma le altre collaborazioni con quelli di cos'era, i due team tra Fire Emblem e Shin Megami Tensei, sì, per fare il crossover, che comunque questo in realtà è stato un annuncio così perché di fatto almeno non sono serie che a me interessano, però per esempio Fire Emblem non so qua noi europei quanto attiri, mi pare che attira molto in America, tant'è che infatti poi fece uscire, cioè, o è già uscito mi pare il bundle, quello del gioco per 3DS, che non so se è arrivato pure da noi. Non ho idea io. No, da noi spinge molto poco, come hai detto tu, più in America. Esatto. Nintendo ultimamente ci sta puntando su questi crossover, ha fatto di recente anche Layton con Ace Attorney, esatto, sì, sta facendo varie cose carine in questo poi senso. Comunque, diciamo, di terze parti la cosa più impressionante, insomma, che comunque è stata piacevole dal team che ha fatto
Xenoblade, appunto quel Project X che sembra una specie, diciamo, di gioco sempre della serie Xenoblade, ma con i mech trasformabili. Non so se avete visto, che poi alla fine non si è neanche effettivamente capito se sarà un JRPG classico o un MMORPG. Sì, secondo no, me, vabbè, io. secondo me è stata la cosa più interessante, anche per uno come me che non è tanto interessato alle robe Nintendo, quella è stata sicuramente la cosa. Infatti, ce lo dice anche Sussurro nell'email, se l'avevamo vista. Sì, in effetti è stato il punto in cui stavo vedendo il video in sottofondo e finalmente mi sono girato a guardarlo, a dire: ah, che cos'è sta roba? Poi non so, Simone, tu stavi dicendo prima, ci hai Cioè, interrotto. io stavo dicendo, la prima hanno rotto i coglioni perché dicevano che Nintendo non faceva le cose sue, i giochi suoi, e quindi non vendeva. Anzi, Questi no, prima ether. dicevano che Nintendo oscurava, no, che Nintendo oscurava tutti perché faceva soltanto i giochi, quelli che diceva lui, cioè i giochi loro di First Party, quindi gli altri erano sotto l'ombra, insomma, erano oscurati da cotanta potenza. Adesso dicono che non fanno i giochi dal 3DS al Wii U, dicono che siccome non ci stanno i giochi di Nintendo e quindi è un problema. Vabbè, poi hanno tirato fuori, vabbè, a parte che hanno di Zelda pure, hanno detto lo stiamo facendo bellissimo e nuovissimo, e poi il remake di Wind Waker, che alla Sì, fine ci può sta fa paura dare screen, però sì. alla fine ci può anche stare. Vabbè, quello è il contentino, perché siccome appunto sapevano che non avrebbero mai potuto consegnare il nuovo Zelda, quello diciamo next gen, che si aspettavano tutti, detto nel frattempo beccatevi questa specie Ma io di prototipo, sì. mi accontento benissimo, Sì, no, cioè. mamma, pure a me non dispiace, dico, però l'hanno lanciato ovviamente anche questo come contentino, perché sapevano che dovevano comunque dire qualcosa su Zelda, perché la gente se lo sarebbe, sarebbero incazzati i fan, Una se non. cosa Sì. che volevo dire, mi avete fatto tornare in mente a proposito di Wind Waker rifatto in HD. Quando ho visto i giochi della Virtual Console, ho visto la schermata tipo $1, ho pensato: ah, no, Nintendo finalmente l'ha capito che li devi vendere a $1 questi giochi di 10 anni fa. Poi ho visto che a $1 per chi ce Era li aveva già. esatto, era lo sconto per chi li aveva già comprati Quindi quando ce li hai sulla già, ti Virtual facciamo il Console del Wii. favore che te li ricompri soltanto a $1. Se invece non ce l'hai già, te li ricompri a $8. Ma non solo, perché io vi ricordo che noi sempre europei siamo abbastanza fortunati, i giochi della Virtual Console anche su Wii U gireranno a 50 Hz. Non so Infatti, se non so no... benvenuto. Non solo, e siccome ovviamente loro ti adducono la scusa che, del costo, che ti fanno pagare 2 volte, anche per il fatto che loro, ma non sono, non è il semplice codice, lo stesso codice della Virtual Console emulato nuovamente su quello delle Wii U, però noi ci stiamo mettendo il supporto a Miiverse, al Gamepad e a quant'altro, no? Al salvataggio. Sì, che poi i salvataggi, oltretutto, notizia infatti di questi giorni, i salvataggi creati per la Virtual Console del Wii non si potranno importare in quella de de del dello stesso del corrispettivo Wii U. Allora, sui servizi sicuramente ci sono delle cose da migliorare, quantomeno, diciamo, questo sì. Per il resto, però, cioè, The Wonderful 101, un gioco così strano, secondo me non si vedeva da un po'. Bayonetta ha. Bayonetta è stato un dietro alle quinte degli studios Ma a me ha messo. che poi tra parentesi erano praticamente le riprese che loro utilizzeranno anche per la sessione che loro hanno fatto vedere, uno spezzone della serie, quella Iwata Asks, mi No, pare. scusate, comunque Bayonetta è stato Sì. bello che hanno fatto vedere il grafico, che ha detto: guardate, sembra pelle vera. Intanto si è Sì. accarezzato il culo di Bayonetta sul monitor e poi è finito con Vabbè, raga, Bayonetta che per scul... Bayonetta basta il nome, Sì, potevano far sì. vedere anche solo È artwork finito e con andava bene lo Bayonetta che stesso. sculettava e faceva: Do you want to touch me? È così proprio. Iwata che avvicinava il cesto di banane. E si è visto Iwata subito dopo, che è stato un attimo e poi ha continuato a parlare. Madonna. Sì, Madonna, poi veramente. c'è stato, poi vabbè, il crossover che per me è a tratti abbastanza bassa, però insomma ci può stare. L'annuncio di Zelda e poi queste varie cose non confermate. Sui servizi, diciamo che adesso puoi fare i mi insieme che fanno le famiglie e si dicono quanto le comunità di recupero per chi.
Tossicodipendenti. Per tossicodipendenti da cioccolato, non lo so. Eh sì, vuoi fare i gruppi di me che si dicono: ah, ho perso 10 kg, bravo! Quindi, insomma, esatto. Però come dicevo, che si sono proprio tagliati fuori per... attualmente, poi vedremo, ma si sono tagliati fuori quelli che hanno voluto buttare dentro all'inizio, perché il pubblico medio che ti compra Mass Effect o che gioca a Batman e tutte le terze parti che hanno buttato... Aurelio, ma come ne mangi le caramelle? Perdò! No, niente. E, tutta quella parte, tutta quella fetta dei giocatori se la sono persa completamente con questo Direct attualmente. C'hanno gli appassionati di Nintendo, che comunque pochi non sono, e poi c'hanno il pubblico casual, che comunque saprà tramite la stampa generalista, non è che si è messa a vedere il Nintendo Direct, suppongo. Quindi, appunto, dico, Bruno, un utente come te, secondo quello che posso dire io, in base ai tuoi gusti che ho intrasentito in questi mesi, sei proprio fuori target per loro. Quindi tu, pure se uscisse Mario, cioè a meno che non ammazza gente con la bandana, non te lo compreresti mai. Pensa che ficata sarebbe Mario col fucile, con la motosega, che dice le parolacce in italiano. No, che dice: mamma mia, vaffanculo, con la motosega. Capisci? Come Dante nell'ultimo Devil May Cry. Sì, infatti. Pensa, ma hai presente la schermata introduttiva di DMC, che sta lui con tutti gli angeli intorno? Uh-huh. Pensa alla stessa cosa però con Mario, con la principessa Peach che si arrampica su di lui e lui che fa... belle cose, esatto, belle cose. Esatto, quindi basta, io su Nintendo... Però ancora non ho comprato Wii U, tanto che lo sostengo. No, ma ripeto, quello che stavo dicendo prima è che alla fine uno vede questo Nintendo Direct, sì, l'onestà, sì, il rapporto con i fan, però alla fine il risultato pratico è che tu non ti vai a comprare domani il Nintendo Wii U dopo che hai visto sto Nintendo Direct. Pensi, vabbè, poi quando usciranno Mario Galaxy, Zelda, eccetera, eccetera, vabbè, me lo compro. Bro, scusa, ma che ti aspettavi che dicessero: guardate che al termine del Nintendo Direct è già disponibile sull'eShop il nuovo Mario Galaxy? Non potevano. Se tu vedi i Sony, loro che ti fanno? Ti fanno senti come mastica. Ah, boh, scusa, noi siamo un podcast che fa venire fame. Infatti, a proposito di avete perso 10 kg. Non è colpa mia, è che le patatine sono rumorosissime. Sono delle tortiglie piccanti. Aurelio, vai tranquillo, alzi il volume. Condite con le micette, però. E immagino che te saltino in bocca senza che tu voglia. Esatto. No, Aurelio, non ti far condizionare, mangio, perché noi siamo il podcast, diciamo. Poi, naturalmente, io bestemmierò grande quando farò l'editing, però tu fai tranquillo. Poi quando sarà il giorno che farò l'editing, sentirei le orecchie che ti fischieranno forte, fortissimo, ma tu stai tranquillo. Comunque, dicevo... alla fine, per esempio, Sony con PS Vita è vero che sta andando all'aceto, però loro che fanno? Ti fanno la conferenza e ti dicono: guardate, da domani PlayStation Declassified. Come? Tutti Declassified annunciano loro, capisci? No, ti dicono: da domani PlayStation Plus per tutti quanti, i primi titoli saranno gratis per tutti. E infatti un sacco di gente con questa cosa del PlayStation Plus su PS Vita se l'è comprata la PlayStation Vita, ma capisci che quello è cercare di salvare il salvabile, non è una strategia di marketing, sì? No, è una strategia di marketing un po' disperata, okay. Però ti dà quello stimolo che domani esco e mi vado a comprare PS Vita. Nintendo poteva fare una roba, non dica assai, però almeno di dire come ha fatto per il 3DS, cioè con il 3DS che proprio gli è andata a mucco, che hanno fatto, hanno messo due giochi della Virtual Console gratis, però 20. prima ci devi provare che sei veramente tu che te li scarichi e che non li fai giocare a nessun altro. Aspetta, però con il 3DS no. Fecero una strategia simile, che subito dopo il loro annuncio la console scese di €80 e infatti le vendite si ripresero. Questo, sì, diciamo, sì. Sì, poi è la controprova che quello che hai detto è corretto.
punto sostanzialmente, è un punto a favore. Poi vabbè, è logico che se tu abbassi i prezzi le vendite si impennano, però insomma quello che voglio dire è che secondo me in questo Nintendo Direct è un po' mancato la cosa che ti fa venire la fregola proprio, perché alla fine tu dirai, Simone, che io sono uno che c'ho il cuore cattivo con Nintendo, però... No, ma anch'io che sono Nintendaro, ma non l'ho comprato ancora Wii U, quindi... Scusa, però parliamoci chiaro, non c'erano proprio tempi tecnici per fare quello che dici tu, a dire domani esce questo e ve lo potrete comprare. Come avevo detto io, infatti. Sì. Quindi, insomma... Ma anche perché poi non faresti mai a gennaio, insomma. Esatto, cioè non è proprio una mossa intelligentissima. Cioè adesso... quello che dici è corretto, però proprio non si poteva fare. Ma ci sta per tenere, secondo me ci sta come cosa per tenere un po' i contatti con i nerd che ti seguono, perché poi segui con loro. E dopo c'è, tanto adesso partono tutte le varie conferenze, ci si avvia alle 3, per cui come tempistica ci sta. E noi tutti, cioè comunque hanno rimosso l'hype, il trenino dell'hype in giro, quindi... Directly to you. Alla fine loro non c'hanno più niente, cioè adesso c'è sulle notizie, si parla solo di Nintendo, di Sony e 360, sì vabbè, Sony e Microsoft per quello riguarda le nuove console, Ouya e poco altro, cioè non The Shield, scusate, credo, sì. The Shield proprio. Gabe. Ma dai, fortunatamente The Shield già si è smesso di parlarne. Sì, infatti, per fortuna. Però insomma, siamo con quello e Sony e Microsoft che si fanno la guerra di bottoni, ricomincerà. Sì, infatti, sì, per la fretta di pubblicare roba si bevono pure i rumor inventati, come abbiamo avuto modo di vedere. Che poi tra l'altro, riprendendo un attimo il discorso di Nintendo, ci chiedeva Backsoft se Wind Waker in HD non snaturava lo stile originale. Io onestamente non lo so, perché non ho giocato Wind Waker. No, è bellissimo. Per chi non conoscesse, è quello che c'era quello stile in cel shading, un po' da cartone animato, un po' particolare, con i personaggi con la capa grossa, gli occhi grossi, eccetera, eccetera. Perché non fai le recensioni così, Bruno? Tu sul recensopoli sei tutto preciso, invece dovresti fare. Perché proprio... io in recensopoli proprio mi tengo le cose dentro, no? E poi qua le faccio esplodere, le faccio deflagrare proprio la rabbia. Ok, vai. E poi tra l'altro è uscito l'articolo già su Kotaku, subito sempre Kotaku, grande sito che ha detto: ah, gli emulatori imparano a Nintendo come si fa la versione HD di Wind Waker, e ci hanno spostato qualche schema. E poi c'era la gente sotto che diceva: ah, mi devo scaricare l'emulatore stasera, lo devo provare tutto il weekend con Zelda Wind Waker HD per emulare. E poi è vero, tanti giochi sugli emulatori, anche se gli emulatori sono imprecisi, ti fanno vedere i muri dove non ci sono e cose, però alla fine i giochi in alta definizione te li fanno andare a molta gente, tanto basta, e spesso c'hanno anche risultati, non dico migliori, però almeno comparabili alle riedizioni in HD, per cui alla fine boh. Senti, Bruno, cioè io sto vedendo adesso la cosa di Kotaku, ma che cazzo di paragone è? Lo so, è Kotaku, purtroppo so così. No, vabbè, raga, non basiamoci sugli articoli di Kotaku. No, dai. Tu hai detto, Bruno ha detto adesso, no, perché alla fine è bellissimo, la differenza non c'è. No, io mi basavo su quello che ho letto, che hanno detto loro, io l'articolo non l'ho neanche aperto, cioè ho visto lo screenshot, poi a me, giustamente io c'ho il cuore amaro con Nintendo, non mi sono interessato più di tanto, quindi... Okay. Era solo così, per fare un inciso. Il vero problema, secondo me, sarà che Wind Waker, se ve lo ricordate, era proprio plasmato sul pad del GameCube. Giocarlo con un controller diverso sarà un piccolo trauma. Senti, secondo me se fai girare la nave come in Phantom Hourglass col pennino, hanno vinto già così. E sentite che vi dice Simone. Ci sta. Con questa abbiamo vinto. Sì, ci sto. me l'hai quasi venduto questo. Ricordiamo che ce l'ha soltanto Peppe Wii U tra di noi, mi sa. Simone, tu ce l'hai?
No, io no. Manco Wii, sì. Perché no? Perché c'hai questo odio verso Nintendo? Beh, Wii ce l'ho avuta, l'ho rivenduta. Poi mi hanno costretto a cancellare praticamente qualsiasi dato sensibile dei loro network per venderla. La cosa mi ha fatto un po' incazzare perché c'avevo qualche centinaio di euro di giochi scaricati. È tipo come quando disdici il conto in banca, tipo, no? Quando dai dietro la Wii devi firmare tutti i contratti. Sì, no, è tipo detto perché non associarlo all'account, visto che ormai lo fanno porci cani su qualsiasi, ma niente. Vabbè. Comunque Wii U per adesso non mi interessa più di tanto. Cioè, a parte che sono molto più da gioco PC, dico sinceramente. Ribadiamo. Qualche console portatile, sì, con Wii ho avuto un veloce amore, ma è finito subito. Vabbè, non ti preoccupare, Simo, tanto poi anche i giochi degli shop sono connessi all'account, alla console col Wii U. È la stessa cosa praticamente. Infatti, se perdi i giochi, Matto, non hai possibilità di recuperarli su un'altra console. Sì, infatti, gli sborsi quelle 10 euro a gioco e te li ridanno, ti fanno sto favore. Andrea, non capisco. Se li fanno se li fanno prendere con lo sconto, tacci loro. No, volevo. Non ho capito la domanda che fa Andrea Vena. Dice: dopo appena 26 puntate vi volete già massificare? Ah, no, perché aveva detto che i podcast che parlano di specifiche tecniche sono noiosi. Io ho detto che in realtà, parlando di specifiche tecniche, arrivano le masse, soprattutto le femmine, perché ricordiamo che alle femmine ci piacciono le specifiche tecniche, non da derettere, quelle di dicono il ragazzo che mi fa sorridere, so che le sai usare, come usi la GPU, fammi vedere, invece no. So, è una roba che tu prima vediamo come stai messo, poi si vede come te sa usare e poi magari parliamo, cioè non so, tutte queste quella romanticheria, lasciate perdere, ve lo dice uno che non ne sa. Detto anche il gondoliere, non diciamo altro. Esatto, il gondolone, vi diciamo. Devo requisire l'iPhone, Bruno, ti ha trasformato in una persona tremenda. Sì, sì, ce lo dai solo dopo quando vengono i tuoi genitori. Con la firma. Vabbè, niente, Simone, io direi di passare... Però, scusa, no. Se posso, visto che abbiamo Simone, io avrei quella news della stampa, Bru, che io la butterei là. È vero, hai ragione, hai ragionissimo. Ma quella su Cazzullo che vuole un vaccino contro i videogiochi? No, quella già siamo persa, mi sa. Aspettate, cosa mi sono perso? Cos'è questa storia? No, scusate, se parliamo della stessa cosa. No, vai. No, noi parliamo di cose più alte. Vai. Quello di come si crea un rumor. Aspetta, però il fatto del vaccino contro i videogiochi lo vorrei sapere, sinceramente. Vabbè, poi ne parliamo. Poi se ci abbiamo 5 minuti ne parliamo, dai. Ok. Allora, Bruno, vuoi andare tu a spiegare? Sì, praticamente la news riguardava questo tizio di questo blog, poi posteremo il link nelle note dell'episodio, che per fare un esperimento si è inventato un rumor, adesso non mi ricordo di preciso su cosa, e l'ha spedito a un po' di siti, e molti siti hanno abboccato, hanno pubblicato... Anche italiani, se non mi ricordo male. Mi sa di no. Sì. Vabbè, l'hanno preso i siti di tutto il mondo, dai. Comunque, integro al volo, il rumor era su questo presunto X Surface, un tablet da gioco targato Xbox. E insomma, lui ha fatto... Pure noi ci siamo caduti, se ti ricordi, Bru. Sì, mi sì, pare sì, di sì. Vabbè. Sì, no, vai. Nostra colpa grandissima, e ha postato sto rumor a diversi siti di videogiochi, molti l'hanno pubblicato, poi è stato ripreso da altri siti, da quelli che l'avevano pubblicato, insomma alla fine la notizia è arrivata anche a siti proprio mainstream, tra cui mi pare che citava anche Yahoo e altri, non mi ricordo se anche IGN, siti della specializzata. Comunque lui ha fatto una riflessione sul fatto che al giorno d'oggi il giornalismo videoludico è molto impreciso, perché basta poco per creare un rumor. Molti giornalisti, con la scusa che dicono questo è un rumor, si giustificano di pubblicare le peggio minchiate, diciamo proprio così,
E inoltre c'è anche il fatto che c'è il, l'effetto del Chinese Whisper, lo chiama lui, quindi lui è il, l'effetto del gioco del telefono, cioè che la notizia parte in un certo modo, poi ad ogni passaggio viene cambiato sempre qualche dettaglio finché la notizia non diventa proprio riconoscibile. Insomma, questa bloggata è stata una provocazione per dire: ma a che serve il giornalismo videoludico se è fatto così? Non è vero giornalismo? Insomma, le solite cose che si sentono e che del resto sperimentiamo anche noi. E a sto punto io chiederei a Simone di dirci che cosa ne pensa di questa cosa qui. Casco per troppa calda. Allora lui manda un'email con un rumor, ok, il primo giornalista lo abbocca subito e si risponde su tutta la stampa internazionale, alla fine diventa, diciamo, una notizia che è una non notizia perché non è vera. E vabbè, cioè, ha dimostrato che cosa? Che spesso vengono riprese le notizie senza verifica? Ma è normale, tutti i rumor sono così, ogni volta lui la vede come una cosa negativa, però l'industria campa di questo, almeno l'industria delle notizie su internet, cioè quante volte si pubblicano indiscrezioni sui giochi, a volte sono vere, a volte sono false, a volte sono più o meno imprecise a seconda di chi te le fornisce, e la notizia è quella, anche perché, scusate, ma allora se parliamo di un caso di cronaca, c'ho il modo di verificarle certe cose, ma nel mondo dei videogiochi come fai a verificare? Cioè, non so, esce fuori un rumor di una specifica di una console next gen, mettiamo, tu specifici che è una voce perché vuoi, dici, non è detto che sia vera, ma non hai modo di verificare, perché se chiedi, che ne so, a Microsoft se è attendibile la notizia, dice no comment, oppure dice non abbiamo ancora detto niente, eccetera, eccetera. Se lo dici a... questa cosa è una caratteristica di un videogioco, cioè se poi alla fine lo sviluppatore o il publisher non ti vogliono dare la notizia, tu quella cosa non c'hai nessun modo per verificarla, tranne se di notte ti vesti da Lupin e ti infiltri dentro lo studio di sviluppo, accendi i computer e vedi che stanno a fare, però non c'hai altro modo. Dice che non è giornalismo, ma non è giornalismo, cioè, ma non è giornalismo, cioè, ragazzi, non è una questione del giornalismo o meno, è una questione che comunque sia, spesso sono notizie cliccatissime, internet campa delle notizie cliccatissime e... cioè, forse magari il concetto si può spostare su quello, che senso può avere fare una news, ma io non parlo di tutta la stampa, non è che... fare la news con forse ci sono 8 giga di... Guarda, te lo spiego con una facilità impressionante. I siti vivono di pubblicità perché nessuno... Sì. Nessuno aspetta, è molto facile. Una news, fai conto, in cui si parla di un rumor di una nuova console, attira N utenti, dove per N è un numero estremamente maggiore, per esempio di un annuncio di una data d'uscita o un annuncio o una nuova immagine di un gioco non troppo atteso. Quindi tu c'hai due scelte davanti. La pubblico e specifico che non c'è niente di confermato e comunque faccio contatti e quei contatti poi comunque sia facendo crescere i numeri del sito renderanno il sito più appetibile per le pubblicità, ossia faccio questa cosa e permetto al sito di campare perché i siti campano solo dei grandi numeri, almeno quelli commerciali dico, oppure rifiuto tutte queste notizie a prescindere, rinuncio, che ne so, a 300.000 contatti al mese perché comunque sia metto davanti una questione etica. Quando il lettore comincerà a premiare l'etica, allora l'etica sarà su internet, ci sarà etica, visto che il lettore l'etica non la premia mai, allora l'etica non è un fine. E quindi è, cioè, come diceva Trapattoni, un serpente con la coda in bocca. Ah no, allora il discorso è quello che fa, che so, prendi nell'editoria, il Fatto Quotidiano si permette di non averci pubblicità di un certo tipo, cioè dei sponsor che ti impongono la linea editoriale, perché comunque sia ha chiesto i soldi, chiede i soldi ai lettori, i lettori pagano, hanno creato il giornale in modo tale che possa mantenersi con quel certo numero di abbonati e quel certo numero di copie vendute in edicola e va bene così. Però lì il discorso è base, che c'è chi paga, cioè c'è chi il giornale lo acquista, e quindi loro hanno messo l'etica davanti al, hanno messo questo tipo di etica davanti
al discorso economico della pubblicità, tu l'hai accettata l'etica e accettandola gli hai dato il tuo contributo economico. Sui siti sta cosa non ha mai funzionato, cioè quanti siti tra quelli gratuiti che fanno una grossa mole d'utente camperebbe se domani mettesse un abbonamento? Ma tra l'altro mi ricordo, io prendo Multiplayer perché me lo ricordo, ci hanno provato anche loro o mi sbaglio? All'inizio Multiplayer c'aveva sia contenuti gratuiti che contenuti a pagamento, c'era una forma di abbonamento. Non ricordo neanche benissimi termini, perché poi non è che stavo nel settore amministrativo, sempre stato, però ce l'aveva. E il problema era che, per esempio, mi ricordo dall'epoca c'era un discorso sul fatto: se metto una recensione a pagamento per quei pochi che la pagano, perdo comunque sia un tot dei contatti che comunque si farebbero crescere il prezzo delle pubblicità, mettiamolo. Allora, che senso c'ha, visto che chi paga è talmente, il numero di chi paga è talmente esiguo che non mi garantisce praticamente niente, non mi garantisce neanche la sopravvivenza? E quindi comunque Multiplayer ha aperto gli articoli a tutti, perché non riusciva a arrivare a un numero sufficiente di abbonati per giustificare un discorso di parte del sito chiuso a parte del sito aperto. Sì, ma comunque alla fine il discorso, appunto, è quello che fai tu, Simone, che c'è un modello economico che è abbastanza rotto, per cui, ma del resto tu facevi l'esempio del Fatto Quotidiano, ma anche il Fatto Quotidiano, con tutto che è pagato, con tutto che c'ha gli abbonamenti, con tutto che fa grandi numeri, poi comunque gli articoli che pubblica, molti degli articoli pure loro lo cercano i click, perché cercano, pubblicano l'articolo di, che ne so, di Berlusconi che si è messo il cuscino sotto il sedere perché è troppo basso per stare sulla sedia, oppure l'altro, ma so altre cose, cioè non c'entra niente. Ma secondo me c'ha ragione, cioè nel senso che poi con l'analisi, che ne so, filosofica di ciò che succede in politica non fai abbastanza contatto, ma è normale, cioè sì, no, quello sì, però almeno quella è una cosa, cioè lì ci fa tutto da solo Berlusconi o chi per lui, quindi cioè non c'è bisogno neanche di fare lo sforzo e andarla a cercare, basta che guardi quell'intervento e qualcosa. Sì, Simone, però loro comunque ci marciano molto, cioè appena fanno una mezza cazzata, nonostante che poi facciano magari l'editorialone dove dicono bisogna lasciarlo nell'indifferenza, sì, lo scrivono, però poi appena fanno una mezza cazzata subito titoloni, pur sapendo che da un punto di vista politico è controproducente, perché comunque lo metti sempre sotto i riflettori, gli dai sempre visibilità. Loro lo fanno perché sanno che così attirano il click, non attirano il click. Come le varie notizie che vanno su Repubblica. Esatto, su Repubblica, esatto. Come proprio adesso mi balza agli occhi: iPad raddoppia la memoria 128 GB e l'attacco finale ai computer portatili. Cioè, perché la memoria ci voleva, esatto, no? Completamente senza senso, quindi io capisco. Io quello che dicevo era, tra virgolette, non la provocazione, però era dire: ma ci piace così, e tu dici per mangiare va bene anche che la notizia non è verificata, cioè nel senso è diventata una necessità, è diventata proprio una necessità dei siti per camparci, cioè altrimenti non ci si riuscirebbe. Mi dici? Sì, ma attirano finché, ti ripeto, finché la gente compra chi esce in edicola. Non so se chi venisse rifiutata, chi non fallirebbe, cioè se tutti comprassero Micromega sarebbe lo standard. Micromega non è lo standard perché, per esempio, in edicola vendono ancora solo le riviste dei costi, le altre stanno a fare tutte. E se rimanco forse di musso di secca. Cioè, c'è sempre da fare un discorso che poi chi fa ste trollate si dimentica sempre: se parliamo da un punto di vista ideale o se parliamo da un punto di vista di mercato. Se parliamo dal punto di vista di mercato è un discorso, se parliamo dal punto di vista ideale ci possiamo fare tutte le pippe che ci pare, insomma. Pure io sto contro certe cose, o sto contro certi atteggiamenti, o sto contro certi tipi di notizie, però poi alla fine se finisco sul lato commerciale mi rendo conto che certe cose vanno fatte, punto.
Sì, poi sicuramente c'è anche chi esagera, perché ci stanno tanti, per esempio, blog che ne so, guardate, è uscito un nuovo iPad, come sarà? Scrivetelo no, nei commenti. No. Io se voi te lo nomino anche. No, il no, peggio, non facciamo il nomi. Peggiore perché... dei peggiori, del peggiore dei peggiori. Proprio. E quindi, insomma, bisogna trovare un equilibrio. Su iPad e iPhone, non parlavo di... Vabbè, su iPad per dire, ma anche, che ne so, è uscita una nuova immagine, che ne so, del nuovo Dead Space 3, ci sarà la co-op, maledetti, ci hanno tolto l'atmosfera, che ne pensate? Ditelo già nei commenti e metteteci mi piace. Cioè, facciamo... E intanto fanno uno stracazzo di miliardi di contatti, sti siti, beata loro, ci fanno un sacco di pubblicità dentro, che manco li apri, ti trovi la pubblicità di quella che dice ciao, sono sotto casa tua, ti va di chattare? È tutto perché comunque solleticano un sentimento che soprattutto fra certi videogiocatori è molto diffuso. Ma a parte il fatto è che proprio è il modello economico di internet tutto gratis che è rotto e che porta a queste aberrazioni, perché non c'è un minimo. Alla fine questo strumento, questa forma di comunicazione del podcast, a me personalmente piace molto, perché vedo che comunque si ha un attimo la possibilità di essere un po' più liberi dai vincoli del SEO, dello spam, del parlare a tutti i costi di una certa cosa, usando certe parole, dicendo certe cose per ringraziarsi un certo pubblico. Cioè, qua un po' sei un po' più liberi, almeno quando iniziai ad ascoltare podcast mi piacque proprio questa cosa, che gente che magari sui siti deve stare a perderci le giornate, le settimane a discutere del mezzo voto in più, del mezzo voto in meno. Bruno, però aspetta solo un attimo. Noi siamo più liberi perché non ci vogliamo guadagnare niente. Beh, dal podcast. Aspettiamo che qualcuno ci paghi per quello che già facciamo. Infatti, cioè, perché per dire, questo discorso, per come la vedo io, non è relativo solo ad internet, perché come giustamente faceva notare Simone Tagliaferri prima, anche l'editoria cartacea funziona così. I giornali quotidiani, le riviste che vendute in edicola, non è che sopravvivono grazie alla copia effettivamente venduta, ma grazie alla pubblicità. È proprio in generale il settore dell'editoria che gioco forza va in questa direzione. Se tu col podcast poi in un futuro hai certi numeri, è grazie alle pubblicità che potrai guadagnare, e quando c'è in ballo la pubblicità certi compromessi compaiono. Infatti, cari amici, seguiteci adesso che siamo ancora giovani e ribelli, poi vedrete quando saremo... finalmente ci comprerà qualcuno, faremo le giuste pubblicità. Comunque volevo... Quando sarete vecchi e stanchi vi metteranno in un museo. Sì, ci metteranno in un museo con lo sponsor in a fianco. Un museo del videogioco. Infatti, ecco là. Proprio quello. Alla Mecca del videogioco ci metteranno. No, Bruno. Vabbè, comunque... Tu non dovevi entrare, dobbiamo lasciare lì... Così. No, ma voi dire... avete fatto queste risate di protesta perché non volete andare alla Mecca del videogioco, ma al Bigamus, esatto, vero? Io già sono andato, veramente. Ah, ci sei andato? No. Ah, ecco. Vabbè, comunque, per passare a un altro argomento, un modo di vedere le cose che riassume un po' tutto è quello che ha detto Chomsky, che famoso filosofo, linguista, eccetera, eccetera, che ha detto che l'informazione moderna non vende più l'informazione al lettore, viceversa vende il lettore agli inserzionisti, quindi il vero prodotto è il lettore. Il giornalista moderno lavora per accaparrarsi il lettore e per venderlo poi agli inserzionisti. Come dice qualcun altro, quando non paghi sei tu il prodotto. Giulio Cupini. Esatto. Giusto per... Salutiamo Digitalia Grandi. Salutiamo tantissimo, grandissimi. E chi si stupisce questa cosa? Mi ricordo quelli che su Facebook dicono: oh mio Dio, non c'è la privacy. Lo scrive sotto la foto che si è fatta al bagno. Capito, sì. Sì, che, sì. Che hanno messo le foto che vedete fuori, ma perché guardi la mia foto? Ma vaffanculo, me la metterò. Diciamo. Oppure quelli che mettono: ah, io diffido Facebook da usare i miei dati personali, perché chi cazzo se ne frega delle frasi con Vin Diesel, la mia realtà è quella del mondo più bella, lì vivo la mia vita un quarto di
un quarto di miglio alla volta. A tutti quelli che diffidano, sotto Zuckerberg dice dovrebbe essere me ne fotto. Quando ti sei registrato, hai firmato un contratto, coglione, che hai rimesso la spunta. Sì. Comunque io dico a chi fra virgolette si indigna, e in un certo senso anche la mia simpatia, perché io pure sono un idealista nel mio piccolo, voi il potere per cambiare questa cosa ce l'avete, smettetela di leggere tutte queste news del cazzo e queste stronzate qua, però qua vi voglio, perché davvero lo dovete fare, perché in caso contrario non ci possiamo. Guarda, io le news le leggo perché le vogliamo mettere su un podcast, forse per me io proprio non me ne fregherei. No, ma la cosa che a me, fra virgolette, mi dà sul cazzo è che gli stessi che si lamentano sono gli stessi che nei forum stanno per pagina e pagina a discutere di queste cose, che ci avranno discusso per pagina e pagina di X Surface. No, comunque, io l'unica cosa che mi sento di dire è verificate sempre le fonti di quello che leggete, e se vedete sì, un ma sito... Ma se anche la fonte è corrotta, sì, Simone, però G24/7... La cosa che questa è stata una cosa, è stato un esperimento, è stata una trollata di questo qua, però in generale quello che succede nel 99% dei casi è che la news parte, per esempio, che c'è stato, per fare un esempio che abbiamo trattato anche noi, parte la news che dice che nei forum di Capcom c'è stato il moderatore del forum che ha detto se vi fate sentire, magari Capcom prende in considerazione la possibilità di fare il remake di Resident Evil 2, e questa è la notizia. E poi tu invece arrivi sui siti e ti leggi Capcom spinge gli utenti a fare una petizione per Resident Evil 2, unitevi tutti quanti, la petizione promossa da Capcom, eccetera eccetera. Quindi nel 99% dei casi succede questo, che la notizia è in un certo modo e poi arriva sui siti che o è stravolta completamente o comunque dei dettagli importanti. Tra l'altro, capito anche, per esempio, ne parlaste anche voi su Ars Ludicast, del gioco porno censurato da Steam, che sembrava esatto, che sembrava, molti siti l'avevano ripreso, che sembrava una lotta per la libertà d'espressione eccetera eccetera, che non si vedeva quasi niente, poi proprio in diretta mi ricordo che l'andaste a vedere voi e che insomma sì, no, io li cambiai idea in diretta, cioè nel senso, prima ero draga tra i difensori, poi ho visto i faggi e ho detto cazzo, questo è porno, e ho che poi la recensione del multiplayer è stata pure una recensione del discreto successo. Effettivamente, giocando c'è tipo un pornazzo squallido, una cosa da film, tipo ambientato dentro un villone con del zoccolone che tu giri, c'è il cameriere gay che tromba e cose del genere. Cameriere, ma c'è un po' di gioco, cioè quel gioco che c'è è carino, oppure che quello no, è l'importante. Non aspettavo un'avventura. In realtà giochi a dadi. Ah, aspetta, ma è una curiosità accademica, qual è il titolo di questo gioco? Sedioso. Ah, ne abbiamo parlato su Tis, uno dei nostri ha recensito e ha scritto che tutto sommato è un bel gioco, più o meno. No? Devo rivedermi la recensione. Cosa più importante? Perché ti perdisci con le ragazze, cioè giochi a carte, punto. Ma la cosa più importante... Ah, quindi è uno strip Cacciamo poker... il recensore! è uno strip poker per i tempi moderni, quindi, grande. No, volevo chiedere, ma nel gioco, quando te lo compri, poi si vedono sempre le immagini censurate con i pixelloni? No, si vedono i piselloni. Esatto! Vabbè, io sui piselloni direi di chiudere, non so, Simone, se tu sei d'accordo. Ma sì, potremmo parlare per delle ore di queste ma non facenze. Lo faremo, o lo vogliamo fare, non lo so, no, Peppe, no. Tu c'hai qualcosa da aggiungere, tu che sei stato in silenzioso contemplativo silenzio? No, mi sa che Simone vuole dire qualcosa, non ho sentito che stavo... Io? No, se vogliamo continuare a parlare dei piselloni Peppe sta zitto. No, perché, perché abbiamo già detto abbastanza cazzate, quindi altri argomenti del... Peppe ha avuto un momento di... Quando si parla di antichità e di musei è sempre un po'... Sì. Tipo, questo gioco dovrebbe stare in un museo. Museo, esatto. Tu Aurelio, raga, stai dicendo... non parliamo dei musei che poi mi vengono in mente cose brutte da dire.
Vabbè, allora passiamo a extra credits. Aspetta, prima di extra credits, io volevo chiedere a Simone se ci parla di questo famigerato vaccino anti-videogiochi che io sto con la curiosità da prima. Ah, e è non vero, è vero. Ah, sì, ma sì, dai, svaccata pure stasera, via, via. No, ma è un articolo serissimo pubblicato da Aldo Cazzullo. Quindi proprio quella, quel Cazzullo. A proposito di pisellone, io pensavo Gigi Cazzullo, sai? No, cioè proprio... è tutta una famiglia di Cazzulli, praticamente. Sentiamo, sentiamo. Il titolo dell'articolo è "Troviamo un vaccino per i giochi elettronici". Già la partenza è bella. Vabbè, fa tutto un incipit su sti genitori che all'inizio c'avevano i problemi con le malattie, che i figli morivano e che quindi erano costretti a ricordarli per tutta la vita nei bei vecchi tempi, no? Oggi però noi viviamo in un'epoca infinitamente più fortunata, ci dice il nostro Cazzullo, ma dobbiamo fronteggiare insidie un tempo sconosciute. La vera piaga dell'infanzia e dell'adolescenza di oggi sono i giochi elettronici. Alcuni sono violenti, razzisti, orribili, altri sono suadenti, seducenti, affascinanti. Come seduosi. Ce n'è uno che consiste nel comporre uno zoo curando animali malati e facendo nascere i cuccioli. Quindi oddio, mi sono perso il gioco dell'anno. Che cos'è, un gioco Nintendo? Quindi i giochi elettronici non sono tutti uguali e non rappresentano un male in sé. Tutti però proiettano i nostri figli al di fuori di se stessi e rischiano di farne degli alienati. Ma arriva la parte bellissima. Come una droga, li allontanano dallo studio, dalla lettura e persino dalla TV. Cioè, la TV è addirittura... No, è meglio guardare... È meglio guardarsi, ne so, la D'Urso che una partita a Super Mario, vaffanculo, lo dico sempre pure io. Film, questa pure è bellissima, film che a noi sono sembrati un fuoco di fila di trovate, da Piccolo Grande Uomo alla saga di Indiana Jones, a loro sembrano lenti e troppo lunghi. Sono passati 30 anni, cazzo, cioè, pure normale. Pare passata un'era geologica dai primi videogames, quelli con i marzianetti. No! Che apparivano così facili da abbattere. Invece i marzianetti si sono riprodotti ed evoluti e vogliono rapirci i figli, porca troia. Ma stava sotto acidi. Senza che noi genitori si disponga di un manuale, di un antidoto, di un vaccino per respingerli o almeno per somministrarli a piccole dosi. Cioè, questo no. È l'articolo sui videogiochi di uno dei più blasonati giornalisti italiani. E io l'ho ripreso su Multiplayer per prendere un po' per culo. Ma scusa, blasonati, che cosa ha scritto di altro questo Cazzullo? Beh, dai, Aldo Cazzullo è un giornalista comunque di prima pagina, editorialista del più venduto giornale italiano. Ma sai cosa? Che novera tra le sue prestigiose firme, penne, il buon Pigi Battista, voglio dire. Sapete cosa, ragazzi? Sapete cosa, ragazzi? Alla fine noi, quando escono queste notizie, facciamo sempre il nostro cerchietto che riprendiamo in giro questi qua, ma secondo me questi qua manco se ne fregano niente. Allora gli dicono, magari il caporedattore dice, senti, mi scrivi un articolo sui videogiochi. No, a Cazzullo non gli dice niente nessuno, secondo me. No, secondo me... Diciamo che agisce a capa di Cazzullo. Esatto, è tutto da solo. Io in realtà, guarda, se fosse un articolista del secondo piano non me ne fotterei di un articolo del genere, perché poi d'opinioni del genere, cioè d'opinioni di questo tipo sui videogiochi ne trovi quante te pare. Ma poi c'è Crepè in televisione, Simone, quindi c'è. Oggi ho letto una cosa bellissima su Cider Arcade su Twitter. Cider Arcade, sapete che cos'è? Sì, sì, il gioco di Studio Evo. È uscita adesso la versione HD. Sì. E praticamente loro, per promuovere il gioco, hanno messo tipo shoot 'em up old school, cioè un paratutto vecchia scuola. Un'attivista americana, una giornalista penso che si sta occupando delle stragi americane, li ha ripresi e ha detto però mettere la parola la parola shoot e la parola school nella stessa frase è un po' triste. Mamma mia. Però diciamo che sono cose in America. Il problema è che Cazzullo è uno che comunque c'ha seguito, è uno che comunque un opinion leader, e quando dice una cosa lui c'ha tutto uno stuolo di persone che prendono quello che dice come, non ti dico come arrocolato, comunque come mezzo di riflessione, come punto per riflessione. E probabilmente se una persona che già c'ha pregiudizi sui videogiochi legge l'articolo di Cazzullo
rafforza tutti i pregiudizi che ha, o quantomeno trova un mezzo per darsi forza nelle sue convinzioni. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, che un giornalista come lui se ne sia occupato in questo modo, è abbastanza grave. Cioè... Sì, però il fatto, secondo me, che colpisce di più non è tanto questo che stai... Cioè, nel senso, sì, questa è una parte importante, ma secondo me la cosa fondamentale è noi che ne sappiamo di più di questi in quanto a videogiochi, ma questi, quando si parla di cose serie, ma faranno lo stesso iter? Faranno la stessa cosa? Simone, è quello che stavo dicendo prima, cioè tu dici, ah sì, Berlusconi le fa lui... No, loro lo sanno benissimo che devono fare la notizia su Berlusconi, devono dire che quello magari... No, non mi spiego, io non dico questo, io dico, ma quando tu mi riporti una notizia che a me può salvare la vita, o comunque una notizia che a me può essere di molto interesse, di fondamentale interesse, ma non sul cuscino del Berlusconi, ma proprio, che ne so, adesso si parla del Monte dei Paschi, cioè, ma quello che mi dicono è vero o no? Effettivamente c'ha ragione il fatto che campa sulla reputazione che si è fatto, c'ha ragione Repubblica, cioè nel senso, a quel punto proprio quello che ti dicono, ma è verificato e pesato in qualche maniera? Guarda, oppure Simone, in tutti gli ambiti stiamo così? Simone, io c'ho questo amico mio giornalista che tra l'altro ha un blog di videogiochi, videogioco.com, ciao Edoardo, che lui mi ha detto che la notizia più importante è sempre quella che non si dà, ed è una cosa da giornalista, e questo ti dice tutto. E comunque esistono, per fortuna, su internet, se uno c'ha voglia di cercare, al di là di Facebook, al di là dei siti più o meno cazzari, esistono tante fonti per informarsi. Quindi, ricollegandomi al discorso di prima, così come per i videogiochi, se sentite una notizia poi andate a verificare, almeno cercate qualche altra fonte, preferibilmente in inglese, eccetera eccetera. E anche per le notizie, che non fermatevi soltanto al vostro quotidiano preferito o a Facebook, peggio ancora, ma studiatevele, andate a cercate qualcuno anche di cui più o meno vi fidate, perché davvero è una giungla. E tra l'altro c'è Mirko Pierfederici, che qua ce lo segnala Peppe, che in chat ci chiede, per Simone Tagliaferri, chiede se ha in cantiere qualcos'altro dopo Anna, mi pare di sì, no Simone? Allora, sì, stiamo lavorando a Sine Requiem, Madre Oscura, che sarebbe un gioco di ruolo tratto dal gioco di ruolo cartaceo più venduto in Italia, e poi ci è sfuggito su internet il video dell'Extended Edition di Anna, di cui non ho fatto parlare, però lo trovate su internet, che è una storia bellissima che vi posso raccontare solo in privato. E niente, sì, siamo dietro a questi due progetti, diciamo. Poi ce ne potrebbe essere anche forse un terzo, ma non si sa chi sta, vedremo. Attenzione amici, grandi rivelazioni. Niente ragazzi, a sto punto non so, Simone, che facciamo? Passiamo avanti o Simone? Io penso che abbiamo esaurito. Sì, sì. Abbiamo esaurito. Ok, ci siamo esauriti, quindi cari amici, passiamo avanti. Passiamo avanti, sì? Sei sicuri? Passiamo avanti. Ok. 3 2 1 È l'ora della gelatina, l'ora della gelatina, l'ora della gelatina, al burro, al burro, al burro, al burro, d'arachidi, 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 io ci vado matto, io ci vado matto, io ci vado matto, io ci vado matto. Mi dispiace Brian, è che oggi proprio non funziona. Su, fammela mangiare, fammela mangiare, fammela mangiare, se non svengo qui, fammela mangiare, fammela mangiare, fammela mangiare, se non svengo qui. Cari amici, benvenuti su Extra Credits, la rubrica dove parliamo anche di videogiochi in questo podcast, sui videogiochi e dintorni. E io farei iniziare Peppe, visto che lui si è giocato due titoli abbastanza recenti, che un po' ce li siamo provati anche noi, così magari ne parliamo un po' insieme. Vai Peppe. Va bene. Il primo è The Cave, che vabbè, è uscita oggi la fantastica recensione, come ricordava Aurelio, su Game Shelter. Devo dire che io l'ho provato sia su 360 che anche la versione Wii U. Detto fra noi, non cambia praticamente niente, sia a livello tecnico che di controlli. L'unica cosa che c'ha il Wii U è la possibilità, come era anche in Train, di selezionare sul touchscreen i tre Quindi personaggi. È una merda un po' dappertutto.
come controlli e come rallentamenti. Sì, 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 scatta uguale. No, solo che su 360 mi si è il freeze è capitato una volta. Non mi si è ripresentato su Wii U. Questo sì, i rallentamenti ci c'erano dappertutto. Sì, scusa, Peppe, facciamo entrambe, un attimo lo spoiler. Che comunque questo si è provato la demo anche Simone. Quindi magari Simone dirà anche la sua mentre tu parli. Sì, sì. Devo dire che più che altro detto, rimando poi alla recensione, però cos'è che mi piace e cos'è che non mi piace. Sì, mi è piaciuto molto il fatto che dall'inizio alla fine è pregno dello humor tipico di Ron Gilbert. Mi sono piaciute le citazioni che ci sono, che sono tratte da, per esempio, da Monkey Island, che trovi all'inizio subito la macchinetta del Grog, il distributore di Grog, oppure addirittura anche citazioni proprio, per esempio, c'è una nel livello quello del dedicato allo zoticone, il tizio villico, c'è una citazione pure addirittura a Super Mario, che c'è tipo un bambinetto con lo zucchero filato, che praticamente tu gli rubi un biglietto e lui poi quando si gira c'è tipo è vestito con gli stessi calzoncini di Mario, c'ha tipo i baffi dovuti allo zucchero filato. Però fondamentalmente la cosa che a me non è piaciuta, a parte un eccessivo purtroppo backtracking che unito al fatto che si tratta anche di un platform, insomma, può risultare un po' alla lunga scomodo. Sì, Peppe, scusa se ti interrompo, ha detto il mio collega di blog, che lui se l'è giocato, che praticamente il gioco dura tipo 2-3 ore, bisogna finirlo diverse volte. No, non per forza, diciamo, il gioco fondamentalmente è la struttura, quella di Maniac Mansion, che tu ti scegli tre personaggi su sette. Con i tre personaggi che tu hai scelto, fondamentalmente hai più della metà del gioco, che te lo rivedrai anche ai walkthrough successivi, perché sono delle parti che sono slegate ai personaggi. E poi l'altro 40% di gioco sono tutti i giochi, tutti e soli i livelli dei personaggi che hai selezionato. Gli altri non sono proprio accessibili, perché non hai magari l'abilità degli altri personaggi che non hai scelto per poterci accedere e risolvere i rompicapo ambientali. Mm-hmm. Insomma, è interessante comunque, insomma, poi scoprire anche tutti i retroscena che ci stanno dietro a ciascuno di questi personaggi, anche perché fondamentalmente quello che tu hai, la parte che vai a giocare con ciascun personaggio, è fondamentalmente la sua storia, è quello che poi, diciamo, andrai a scoprire su di lui. Però l'ho detto, si esaurisce molto facilmente. Poi ho detto, è molto seccante il discorso che tra un walkthrough e l'altro tu, diciamo, ti rifai metà del gioco paro paro, perché fondamentalmente quelle parti là sono slegate dai personaggi. Inoltre ci sono alcuni livelli legati ai personaggi che sono più ispirati, per esempio quello del viaggiatore nel tempo, della viaggiatrice nel tempo, perché mi ha ricordato molto chi ha giocato, insomma, più o meno capirà Day of the Tentacle, col fatto che tu avevi, diciamo, tre istanze diverse temporali, cronologiche dello stesso livello, e quindi giocando con passato, presente e futuro potevi risolvere certi enigmi. Altri invece, per esempio quello del cavaliere, che purtroppo è, insomma, molto lineare e si basa tutto su superare le trappole con l'abilità del cavaliere, che insomma è quella di essere temporaneamente invulnerabile. Senti, insomma, Peppe, poi, io ho una domanda. Alla fine questo gioco, diciamo, che c'ha dalla sua che è fatto da Ron Gilbert. Quindi, a parte tutta la cosa, molte persone diranno: ah, Ron Gilbert, quello di Monkey Island, bellissimo, c'hai una scimmia a tre teste da dietro. Insomma, secondo me il tipico fruitore di questo gioco sarà quello che c'è rimasto sotto con Monkey Island, che sono tantissimi, troppi. Il fatto è che ci sono, cioè, io pure avevo tutto quest'hype perché questo gioco aveva il pedigree di Gilbert, ma proprio per questo è, secondo me, tra virgolette, sopravvalutato. Cioè, è un bel gioco, per carità, però, visto proprio che ci stava dietro lui, eccetera, certi design di livelli, certi enigmi potevano essere fatti più interessanti. Fondamentalmente,
si tratta, sempre di usare i personaggi in maniera ovviamente alternata, oppure fare con tutti e tre i personaggi una serie di azioni concatenate, passando uno all'altro, oppure usare fondamentalmente un oggetto in un punto, e comunque gli enigmi non sono così difficili. Ma più che altro, Peppe, quello che ti volevo chiedere è, in questo gioco si ritrova un po' lo stile, l'atmosfera, sì, la Monkey Island? C'è anche molto, l'avevo detto all'inizio, è proprio permeato tutto il gioco dello humor tipico. Poi insomma, io ci ho trovato anche altri riferimenti pure ad altre produzioni, anche di Double Fine, perché per esempio un'altra cosa che fai durante il gioco è collezionare, sempre relativo ai vari personaggi, in alcuni punti dei ritratti che fondamentalmente sono sempre legati alla storia di ciascuno di questi personaggi, e questi ritratti sia come diciamo storie che vanno a raccontare, che come design mi hanno ricordato molto, non so chi di voi ha giocato a Psychonauts, appunto questo titolo. Io Psychonauts lo devo ancora, ce l'ho su Steam lì, mi aspetta. Però sì, da una parte anch'io mi ero fatto prendere dall'hype, lo volevo comprare senza controllare, cose del genere. Invece Xbox c'era la demo, oggi l'ho provato, per quanto la demo sia abbastanza ridicola, che è veramente corta. Ma la demo, se non sbaglio, non ti fa vedere neanche una delle ambientazioni dei personaggi che scegli, perché è proprio, diciamo, il prologo dove devi entrare nella caverna e... Sì. Esatto. Sì, inizia benissimo, perché le ambientazioni graficamente sono molto belle. L'atmosfera con la caverna che parla poi all'inizio ti introduce, quindi è molto... Sì. Insomma, è molto avvolgente. Poi dopo si perde un po' per questa meccanica che porti una cosa per volta e ti devi rincorrere, cioè ti devi gestire i tre personaggi, però quello è il gameplay, forse poi dici a Bibi. Ma la cosa più fastidiosa, a parte ovviamente sì, la demo finisce, come sblocchi una cosa che puoi fare in singolo non te la fa fare più. Esatto. Ma oltre a quello, c'è una difficoltà proprio nel... cioè, come fai un salto? Ma non è che scatta, si ferma proprio e poi riparte sopra, ma a me me lo faceva ogni salto. No, questo non è capitato, però diciamo, per esempio, a volte mi è capitato a me, diciamo, di morire per cose stupide interpretate della fisica, tipo che ci sono le funi, lui non si appendeva subito e ovviamente quando cadi da un'altezza troppo elevata il personaggio muore, insomma. Sì, ma quello è relativo. Delle imprecisioni anche appunto tra i vari salti. Dava proprio fastidio a giocarsi. Poi vabbè, magari io, siccome stavamo facendo il lancio dello shelter, ho dovuto mettere in pausa, quindi magari è stato in pausa da tanto, cioè gli do questa scusante nel caso, però a me mi ha calato, mi ha dimezzato l'hype. Aspetta, ma per scatti tu intendi proprio cali di frame rate? Cali frame rate? No, quello nella demo li ho riscontrati anch'io ed effettivamente era una cosa quasi imbarazzante. Ma hai detto, confermo che ci stanno pure nella versione completa questi. E poi i modelli poligonali dei personaggi sono un po' così, un po' raffazzonati. Sì. Però ovviamente magari poi me lo prendo per PC o... su PC diciamo che dei miei colleghi che hanno provato il codice Steam dicono che rende meglio graficamente, la resa grafica è migliore dei modelli. E forse mi pare loro neanche hanno avuto problemi sempre su PC di frame rate, però ho detto, fondamentalmente secondo me è un gioco un po' sopravvalutato, e che soprattutto per il prezzo, per il rapporto diciamo qualità prezzo, non vale, cioè è un gioco aspettate insomma i saldi, gli sconti, le offerte, un po' voi, perché insomma per esempio 1200 micro point sono troppi secondo me. Sì, assolutamente. Io spezzo una piccola lancia comunque a favore, anche se ripeto mi sono limitato alla demo, è che Gilbert ha questa maledizione che scrive maledettamente bene. Bravissimo su questo. È anche un gioco, scusa, finisco solo questo, semplice e con meccaniche claudicanti come The Cable, come ad esempio il Death Spank uscito qualche anno fa, con la sua scrittura se lo riesce a rendere molto appetibile.
E così si conclude, sì. Questa, con queste parole di saggezza di Aurelio, io direi di passare avanti. Non so se qualcun altro c'ha qualcosa da dire, sì, su The Cave. Simone, tu l'hai provato, ci hai giocato? No. Ti piace Monkey Island? Sì, Monkey Island mi piace. Ecco, ne è un altro che c'è rimasto con sto cazzo. Io Monkey Island ho provato soltanto, cioè ho finito soltanto il secondo, però porca puttana, cioè quelle cose che sai che sono belle, però te le ritrovi in giro da tutti quanti. E quanto è bello Monkey Island, Guybrush. Che palle che sei, Bru, mamma mia. Te prendi Cadillac Dinosaur, mica ne te lo trovi da tutte le parti. No. Mica ti trovi le femmine che si mettono Monkey alla Island. Alla fine diciamo che Davide è hipster, ma è il Bruno il più cagacazzo in questo senso. Mamma mia. Dai, fino all'epoca eravamo tutti un po' più innocenti, se ci piaceva una cosa era davvero su. Ma insomma, mica se ne discuteva sull'internet, insomma, se compravi il gioco e se ti piaceva, ti piaceva. Comunque dai ragazzi, dopo ci facciamo una bella lotta di insulti. Vabbè dai, pirateschi. Come? Che se no non si capisce. Pirateschi, se no non si capisce. Ah, ecco, è vero, è vero. Io sono la gomma, tu sei la colla, allora. Dai. E niente, Peppe, poi, se vuoi introdurci anche DMC. Poi, esatto, poi l'altro DMC, a parte vabbè me, chi altri l'ha giocato? Dico, che questo me lo so giocato io, quindi attenzione. Io ho giocato la demo. Ah, ok. Allora, l'ho comprato, ce l'ho installato, non ci l'ho mai avviato, però... Vabbè, allora dai Bruno, inizia tu e io mi intrometto. Sì, sì, DMC, avevamo provato la demo tempo fa e non mi ricordo in che puntata, comunque eravamo rimasti abbastanza interdetti, barra piacevolmente colpiti, barra non è tanto male, barra non è comunque Devil May Cry come lo conosciamo. Però io ho voluto aspettarmi, come anche Gabre tra l'altro mi sa, la versione PC, perché la versione PC gira a 60 frame al secondo, a differenza di quelle console, e in questi giochi 60 frame al secondo dicono molto. E insomma, ci ho giocato un po', mi sono fatto le prime due missioni e a me onestamente non dispiace. È vero che è stato semplificato nel sistema di combattimento, però diciamo che come sistema di combattimento è comunque superiore sia agli altri titoli di Ninja Theory, sia mi pare anche ai God of War, per dire il tipico action occidentale. Non è come Devil May Cry 4, Devil May Cry 3, dove per fare le combo devi stare a switchare tra mille armi, poi per tenere un nemico in aria devi fare mille combinazioni di pulsanti, eccetera, eccetera. Vabbè, quello, aspetta, vedi che comunque il sistema di combo per incrementarlo sempre poi dovrai, man mano che diciamo acquisisci nuove armi, le dovrai comunque alternare. Solo che è molto duttile innanzitutto. E da un lato però una cosa che ho notato, penso che l'hai notato pure tu, non so poi a che livello di difficoltà lo stai giocando. Mi sa che l'ho messo ad hard, quello più alto che si può mettere all'inizio. Nei film. Esatto. Nei film, perché sì, poi l'altro si blocca. E praticamente se noti, anche se ti beccano, insomma, mentre nei in Devil May Cry 3 praticamente il rating della combo scendeva subito vertiginosamente a livello più basso, qua in realtà non ti fa proprio andare così in fondo, ma ti toglie se no un paio di gradi, cioè è molto più permissivo, ecco. Perdona di più quando tu insomma spezzi la combo. Sì, diciamo ma che puoi recuperare diciamo subito facilmente se noti. Sì. E anche qua diciamo alla fine delle missioni lui comunque è più facile, almeno diciamo fino a Nephilim, pure io che insomma l'ho finito a questo livello, è facile beccare comunque i rating da là in su. Non so se ti è capitato. Sì, pure. Sì, il rating dagli istituti finanziari a tripla A. No, ma quello che dicevo adesso è che alla fine su questo gioco si sono scatenate mille polemiche e secondo me anche un po', non dico un peccato, però se fosse stato sicuramente, se fosse stato un gioco a sé stante, se che non fosse andato a toccare la saga di Devil May Cry, sicuramente ne starebbero parlando in maniera molto differente tutti quanti. Per esempio l'altro giorno leggevo sul blog di
The Hitbox Gaming Podcast, che c'era Valerio, uno dei due ragazzi che fanno il podcast, che tra l'altro è dedicato ai giochi giapponesi. Loro sono appassionatissimi di giochi giapponesi, ha fatto tutto proprio un rant, una lamentela sul fatto che questo Devil May Cry DMC è dedicato ai giocatori occidentali che vogliono la pappa facile per sentirsi super, che non vogliono perdere tempo a impararsi tutte le combo basate sul frame esatto, sulle combinazioni particolari, eccetera eccetera. E questo ci sta, però alla fine comunque scremato da tutte queste cose, secondo me rimane un gioco piacevole, poteva anche essere molto peggio. È un titolo veramente godibilissimo, diciamo, poi tutte le altre critiche che ci hanno fatto, sia a livello di continuity con i predecessori, cioè della mitologia di Dante e quant'altro, insomma, non sussistono. Poi comunque detto, a me il level design mi è piaciuto molto, cioè tutti i vari livelli che sono fondamentalmente ambientati in questo limbo, cioè sono comunque ben strutturati. Tra l'altro anche il design, forse magari, cioè, se proprio volessi cercare il pelo nell'uovo, a volte peccano, diciamo, abbondano un pelino troppo di, specialmente in quelli più avanti, diciamo, di salti, cioè di sezioni platform, però non mi è dispiaciuto. Sì, tra l'altro ho visto oggi una recensione, una video recensione di Brit Gamer, non lo so, andatevelo a cercare, che fa dei video recensioni, perché diceva che l'unica cosa meglio di questo DMC rispetto agli altri Devil May Cry è proprio il platform, che i salti si fanno meglio. Gesù Cristo. No, scusate, ma se quello è il meglio, so cazzi, perché nella demo le sezioni platform erano da spararsi. No, diceva l'unica cosa migliore rispetto ai capitoli precedenti, perché nei capitoli precedenti il combattimento anni luce meglio, però il platform proprio da spararsi. Okay. No, comunque ora quello che hai visto nella demo è praticamente un livello, se no, di metà del gioco. Poi credimi che ci stanno, diciamo, anche altre sezioni ancora più scafate. E poi, no, ma dalla demo non mi era dispiaciuto, solo che le sezioni platform erano veramente una roba inguardabile, mamma mia. E poi una cosa, lo stile, a me personalmente questo stile così un po' British, un po' punk, molti l'hanno definito emo, a me personalmente non dispiace, anche le musiche non mi dispiacciono. British dove, scusa? C'ha la bandiera dell'Inghilterra, Dante, sulla... Sì, vabbè, British, scusa, vabbè. Vabbè, questo perché Ninja Theory non è inglese come studio di sviluppo. Sì, no, vabbè, British, per dire British, comunque si vede è un prodotto europeo, non è americano proprio. No, ma comunque, cioè, a me non dispiace la direzione artistica di Ninja Theory. A parte che appena inizi, il primo mostro che affronti al posto del naso c'è una fregna, però... Ma è vero, non sto scherzando. Sì. C'ha pure il clitoride al posto del in mezzo alle sopracciglia, quindi proprio Dante DMC vi spiega l'anatomia umana. Vabbè, ma se per questo ci hanno inserito pure nella primissima scena del primo livello la frecciatina e il cameo al vecchio Dante. Sì, quella quando è stata carina. La scena con la parrucca. Esatto, quello che sì, alla fine diciamo che questo è un gioco che, se uno è super appassionato della serie, diciamo che un po' ci deve prendere le misure, ma del resto per esempio pure io per fare un'altra saga con Prince of Persia, dopo aver adorato il primo, il secondo tutti dicevano è migliorato in tutti gli ambiti, a me ha fatto schifo, nonostante che è vero che l'hanno migliorato come combo e tutto quanto, però l'atmosfera era completamente persa, quindi se uno è appassionato io Devil May Cry mi sono giocato un po' il primo, il secondo l'ho solo iniziato, il terzo ci ho giochicchiato, il quarto è l'unico che ho finito. Non sono un super giocatore di Devil May Cry sicuramente, me la cavicchio a fare le combo, per cui non essendo così super appassionato, questo capitolo nuovo reboot, diciamo che me lo sto godendo tra virgolette per quello che è, ovvero un prodotto, diciamo, a parte, che bisogna prenderlo un po' con grano salis, come si dice. Poi però capisco pure chi, proprio per dare un colpo al cerchio, una botta, capisco chi invece è super affezionato al vecchio Dante, ci sapeva fare le combo di quelle super complicate, apprezzava il sistema di gioco eccetera eccetera, che sicuramente sarà rimasto deluso. Comunque scusami, chiudendo, cioè, Ninja Theory ha fatto comunque, specialmente dal punto di vista delle meccaniche di combattimento, veramente un
un grosso passo avanti, perché se vi ricordate sia il combattimento in Heavenly Sword che in Enslaved erano delle cose improponibili. Ah sì, ma là sicuramente ci avrà messo... Sì, saranno stati aiutati sicuramente da Capcom, però... E comunque le mosse fondamentalmente storiche della serie Devil May Cry ci stanno tutte, c'è lo Stinger, c'è Lighttime, ci stanno proprio tutte, comunque le hanno ricreate, non è che se ne sono infischiati dando altre movenze a Dante. Infatti, vabbè, diciamo, boh, così, lasciamo che sarà, cioè, secondo me è un buon hack and slash. Fondamentalmente. Sì, questo sicuramente, poi c'ho un nome un po' pesante, un po' ingombrante, diciamo, sì. Molto ingombrante, ma del resto è la stessa cosa. A Gamberi stanno fischiando le orecchie. E infatti, che tra l'altro Gabre si sta litigando con Ferruccio Cinque Mani su Google Plus da giorni, proprio è una disfida senza tempo. Non lo so, io la chiuderei qua con DMC, qualcuno sì. C'ha qualcosa da aggiungere? Simone, tu l'hai giocato... Che ne pensi? L'ho installato. Che ne pensi di questo cambio di tinta di Dante? Che non me ne frega. Pure a lui, giustamente. Cioè, mi stava estremamente sul cazzo il Dante precedente. Questo non mi sembra molto più simpatico, ma... Gli vogliamo dare una chance, così. Gli vogliamo dare una chance, sì. Ok. E niente, Peppe, a chi passi la palla? La passo a Simone Tagliaferri. Ecco, però spieghiamolo un attimo, Extra Credits sarebbe la parte dove consigliamo, tipo Consiglio del Tentacolo, se c'è qualcosa da consigliare. Ma di perché tutto, non facciamo niente di originale, Simone. Esatto. Di qualunque cosa, diciamo, quindi non solo videogiochi, ma anche film, libri, quello che ti pare. Troioni. Esatto. Soprattutto. Allora, io consiglio un videogioco freeware, quindi ve lo potete andare a scaricare come cazzo vi pare. Si chiama Maldita Castiglia. Che tra l'altro ne ha già parlato Aurelio. Che ne ha già parlato Aurelio, perfetto. Quindi non ve lo consiglio più. No, vabbè, diciamo che lo consiglia anche Simone. Lo consiglio anche io. ma quello va bene pure per dire. Me l'ero preparato con tutto l'amore del mondo. No, vabbè, ma dicci le due parole, magari tu ci dai una prospettiva nuova e diversa, che chi ingiustamente non è stato convinto da Aurelio sarà convinto da te. È lo stesso da Aurelio, fidati. No, vi do un altro consiglio di un gioco sempre di nicchia, questo non freeware ma a pagamento, disponibile solo in digital download, che si chiama Cruel Air, penso che si pronunci così. Come si scrive? Croix Leur, attaccato. Ma è quello dei Tale of Tales? No, quello è Bientôt. Ah sì, io con questi cazzi di nomi francesi mi confondo, perdonami. Ma in realtà questo è un gioco ultra giapponese, quindi l'ho pronunciato alla francese perché mi sembra scritto in quel modo, ma in realtà no. Ora vi mando il link e poi mi saprete di voi se ho mandato il titolo. Va bene ragazzi... Sì, allora, peccato. È un gioco molto semplice, è un hack and slash in cui si interpreta una tizia dal nome italiano, tipo Lucrezia Visconti si chiama, che deve competere contro un'altra tizia bionda, sempre col nome italiano, Francesca Scoraro, per raggiungere la cima di una torre e vincere l'onore di diventare il difensore della regina del regno in cui è ambientato il gioco per la propria fazione. Sostanzialmente è un gioco che costa pochissimo, tipo $4.99, e richiede semplicemente di picchiare tutti i nemici all'interno di un'arena, prendere un portale, andare nell'arena successiva, picchiare tutti i nemici, andare nell'arena successiva, picchiare tutti i nemici, andare nell'arena successiva, fino a che non si arriva alla fine. E il bello del gioco sta nel fatto che bisogna migliorare le proprie abilità, cioè il gioco tiene conto dei tempi, delle combo effettuate, dei punti, e ovviamente più aumenta l'abilità del giocatore, più certe meccaniche che all'inizio sembrano inutili diventano evidenti e raffinate, soprattutto se si gioca a livello di difficoltà più alto. Diciamo che è un gioco che si finisce in 3 ore se lo si vuole colpare bene. Se invece uno ci vuole passare, vuole solo finirlo tanto per vedere che cosa c'è dopo l'ultimo boss,
con un'oretta, se con un'oretta va via, ma anche costa talmente poco che alla fine non pesa. Ah, comunque stavo vedendo le immagini qui sul sito ufficiale, mi sembra abbastanza action come hack and slash, o sbaglio? Sì, estremamente, cioè tu calcola che c'hai all'inizio scegli una spada, poi andando avanti ne sblocchi altre che ti rimangono anche nelle partite successive. Ogni spada ha un suo attacco speciale e ogni attacco speciale può essere eseguito o da terra o dal... cioè, mi sono spiegato male. E ogni spada ha un attacco speciale, l'attacco è legato o alla terra o o va eseguito quando stai in volo, e tramite questi attacchi fai delle combo particolari. Per esempio puoi mettere tre spade che abbiano tutti gli attacchi speciali da terra e poi creare una combo con quattro attacchi di seguito, oppure magari crei una cosa più equilibrata, quindi due spade con attacchi in aria, due spade con attacchi in terra, e fai combo più corte, però comunque ti coprono tutte e due i vaffanculo gli ambiti tutti e due gli ambiti, mezzo di attacco. No, è carino, cioè vale quello che costa. Poi se piacciono i giochi dallo stile ultra giapponese, sì, che poi questo, ma su PC sì è tipo un indie giapponese, perché è pubblicato da New Media, che è una casa che sta importando qua in Occidente tutti i vari indie giapponesi. Hanno portato, se non li conoscete andatevi a vedere, hanno portato per esempio Aether Vapor, che è uno shoot 'em up di cui tra l'altro avevo parlato anche su Indie Vault tempo fa. Ma tra parentesi, pare che c'è la votazione pure su Greenlight. Esatto, sì, c'è quasi. Quindi andatela a votare, anche perché poi spero in domani in una versione anche per Mac. Ma sì, speraci. Peppe, non devi parlare di Mac qui dentro. Io dico speraci, perché va bene. Io invece spero che porteranno e localizzeranno tutti i vari replay che purtroppo qua in Occidente ingiustamente non sono stati visti in lingue dove potevamo capire tutti i vari no, però mi piace. E niente, Simone, a chi passi la palla se non hai da aggiungere su Crawl? No, se volete c'è anche una demo su Desura, quindi ve lo provate pure gratuitamente, insomma. Ok. No, dicevo, eppure andate nei torrenti, infatti. No, scusa Simone, adesso basta con questi torrenti illegali, ci abbiamo il nostro salvatore della libertà, salvatore della dignità umana, Kim.com. Andatevi a cercare su Mega, che è tutto criptato, tutto legale, perfettamente legale. Cos'è questa sottile nota polemica? Tra l'altro, Aurelio, ho twittato con l'account di Freeplaying, ho twittato uno che ha scritto tipo: grazie, la mia vita è migliorata perché su Dropbox ci mettevo 20 minuti e lo stesso file con Mega ci ho messi 2. Dopo 10 minuti ha detto: Bruno, che cazzo fai? Perché? Ho fatto, guarda che ero ironico, non era adesso ci mettiamo a incensare Mega. Ho fatto no, veramente no. No, non credete a queste cose, è una verità artefatta. Scomoda. Una verità artefatta questa. La verità di Aldo Cazzullo, anche qui. Grande Kim, salvatore della libertà. No, niente, dicevo. Che fra l'altro Kim.com è identico a Jake La Furia dei Club Dogo. Guardateli, sono una guscia. Identici, due gocce d'acqua. Ma scusa, ma chi sono quelli di Club Dogo, quelli di Fumo e Gioca PES? Esattamente, quei grandi anche. Minchia, queste grandi canzoni qui. Entro dentro un po', spacco tutto. Sì. Sappiamo tutte. Ci siamo fatti una cultura. Ricordiamo The Tune Shelter. No, dicevo, Simone, a chi passi la palla? Che qua facciamo a palleggiate per sta rubrica. Aspetta, Angingo, tre galline su, come che facevano? Peppe. Vai, Peppe, che ha già parlato, quindi passerà lui a sua volta. Ti ringrazio. E le galline sul Comò sono finite su te. Vabbè, allora vado a Bruno, vai, quello prima. Grazie. Io invece sono sul Cocò. Niente, no. Sei la figlia del dottore, Bruno. Ah, beh, allora so credo bene. No, Bruno è impegnato con la veneziana, non gli far fare i tradimenti strani. Sì, con la roba che si mette alla finestra, la veneziana. Quindi, no, visto che abbiamo già parlato di DMC, io volevo soltanto segnalarvi un paio di cosine così. Vi segnalo il canale YouTube di Gianluca Santilio,
nickname Musehead, però lo trovate come Gianluca Santilio su YouTube, che lui fa tutti questi video di retro gaming, parla di giochi, fa tipo le retro news, dove parla delle novità videoludiche tipo di un anno a caso, del giugno 92, roba così. Che meraviglia! È un grande! E soprattutto ha fatto ultimamente una retrospettiva sulla Psygnosis, che ricordiamo recentemente scomparsa dopo i vari Wipeout, sono stati gli ultimi, diciamo, prodotti che ha sfornato, ed è bellissimo. PS Vita è sempre Psygnosis, no? No, PS Vita ci hanno pubblicato Wipeout 2048 e poi mi sa che forse è stato quello l'ultimo gioco che hanno pubblicato. Comunque ha fatto sta retrospettiva micidiale proprio dal primissimo gioco della Psygnosis, e ne ha fatte 5 puntate. Sono stato là incollato a vedermele. Se non l'avete vista, siete, secondo me a Simone gli piacerà questa, vattela a cercare Simone, secondo me ti piacerà. Gianluca, l'ho aggiunto alle iscrizioni. Gianluca Santilio, Mused. E poi, sempre in ambito amichista, robe anni 80, vi consiglio un documentario di cui ho fatto io i sottotitoli in italiano tempo fa, che si chiama Mole Man 2, scritto Mole Man 2, Demo Sin, The Art of the Algorithms, che così è un po' difficile, praticamente un documentario che parla della Demo Sin, che sarebbe quella disciplina, tra virgolette, per cui la gente si mette a fare, a codare sui computer e fare tutti gli effetti strani, 3D, plasma, eccetera, eccetera, che è nata con negli anni 80, prima Commodore 64, Amiga, le crack, come diceva Simone, eccetera, eccetera, sta gente che sono pochissimi al mondo e sono incazzatissimi col coding, riescono a tirare fuori robe enormi. Adesso che per esempio i computer non c'hanno più praticamente tutti i limiti che c'erano negli anni 80, ci sono le competizioni in cui riescono a fare, anni fa saltò fuori un clone di Doom fatto in 64K, voi considerate che in 64K non ci sta manco un altro poco, un'immagine e basta, e fanno in 64, addirittura a volte anche in 16K, ci mettono, fanno dei programmi che fanno vedere musiche, suoni, visuali 3D, effetti di tutti i tipi. Cercatevi per esempio Chaos Theory di, adesso non mi ricordo come si chiama il gruppo, oppure l'altro, qualche puntata fa ho messo in coda proprio la soundtrack di una demo. Andatelo a vedere, che è molto interessante, pieno di effetti, di robe, di immagini. Se avete l'epilessia non ve lo vedete. Demo Sin, The Art of the Algorithms. E niente, detto ciò, passo la palla da Aurelio. Vai Aurelio. Intanto su Twitter il nostro astro di The Game Shelter mi dice che ti devo uccidere, Bruno, perché non hai parlato con deferenza di Monkey Island. No, quindi scusa, fai no, ammenda. Grande Guybrush. Ma lo sapevate che Guybrush si chiama Guybrush perché avevano fatto il tizio Guy e poi era appunto Brush perché era tipo un'immagine? E allora il grande Ron Gilbert ha deciso, come lo chiamiamo, invece di Guy.brush ha chiamato Guybrush. Pensate amici, che gioco. Io pensavo che era qualcosa con lo spazzolino, penso. E invece Simone no, pensa che quante storie ci stanno accanto a questo magico gioco Monkey Island. Che brutta persona. Che belli pure la Disney ha fatto i pirati di Johnny Depp ispirati a pirati di Monkey Island. Che bello, che bel gioco Monkey Island, mo me lo vado a rigiù. No, ma a parte seriamente, praticamente il tuo incubo è Monkey Island duppato su Mega. Posso dire una cosa seria? Uscito su Nintendo, cioè licenziato da Nintendo. Posso dire una cosa seria? Monkey Island fino al secondo capitolo è stato molto, cioè un bel gioco, poi però si è sputtanato alla grande quando hanno fatto Monkey Island, non mi ricordo se è il 3 o il 4, che hanno cambiato Guybrush. E la diceva sta cosa molto bene, non mi ricordo quale blogger, forse Lorenzo Fantone, che tra l'altro blogger e giornalista proprio, lui scrive Eurogamer, hanno cambiato Guybrush, che alla fine era il tipico ragazzo che è un po' alla Fox Mulder in X-Files, cioè il belloccio che però è un po' stralunato, per cui potrebbe farsi tutte quante, però è un po' imbecille, ci fa, e c'è sta caratteristica. Invece a partire dal quarto o dal terzo, ma non mi ricordo, vabbè,
Bruma, questo c'è stato questo cambiamento perché è cambiata la direzione artistica. Ron Gilbert se n'era già andato. Sì, sì, lo so, però comunque la gente ha continuato ad adorare questa saga con sto Guybrush col nasone da Pippo Franco. Comunque sono d'accordo perché per me, diciamo, la saga di Monkey Island si ferma dopo il secondo. Hanno fatto Pippo Franco il pirata con Monkey Island 3, quindi insomma non riuscirò mai più a guardare a Monkey Island. Però, con cari, gli amici, cari amici, pensate, Monkey Island c'era anche la gara di sputi che dovevi sputare, quanto c'era anche proprio come le Olimpiadi, c'erano i metri che ti dicevano quanto sputavi in là. Bellissimo. Io non ci sto, come diceva tra l'altro vi do uomo. Anche sta notizia che io Monkey Island 2 ce l'ho originale per Amiga con tutti i 24 CD con cui veniva distribuito all'epoca. Esatto, è la ruota di protezione quella con i pirati da formare. I pirati, pensate, amici, pensate dove sarebbe Johnny Depp se non ci fosse stato Monkey Island. E ora no. Stanotte lo uppi su Mega, così tutti lo possono avere legalmente. Starebbe a fare i film con Tim Burton e la moglie di Tim Burton. E Tim Burton si fa la pugnetta dietro e dice: ah, sì, fammi vedere mia moglie. Che storia. Johnny, vai con mia moglie, Johnny. Che mente fervida che c'ha il nostro Bruno. Ma lo sanno tutti che Tim Burton, la moglie, Johnny Depp, c'è una cosa strana in mezzo, e che altrimenti cioè sì, che poi non sarà normale, sarà tutta roba sì, figurati là, che cosa ma non ne parli abbastanza. Cosa non succede? Lasciamo stare queste deviazioni del grande Monkey Island. Bruno, dicono in chat se gli puoi scrivere il nome dello user, quello di YouTube. Subito, ve lo scrivo. Gianluca Santilio. Sì, che però come user mi sa che ha messo Santilio. Che poi è bello perché tra i canali in primo piano del canale di Gianluca Santilio c'è il Recensovoli. Sì, perché facemmo così. Tempo fa. No, ma guarda, io. Ma quindi è tutta una storia di conflitti di interessi. No, perché tempo fa facemmo tipo due video in cui eravamo tipo quattro youtuber. Abbiamo fatto sta joint venture, ognuno si recensiva. Eravamo quattro youtuber, sentilo. Eravamo quattro youtuber al bar che volevano cambiare eravamo il mondo. Eravamo noi youtuber, eravamo io, Wirvush, io, Tobi e Tizio Qualunque e Gianluca Santiglio. E abbiamo fatto questi video di ognuno si recensiva un gioco. E però poi io non ciao a tutti, sono Bruno. Non ero rimasto lì a vedermi il suo canale. Recentemente ci sono ricapitato perché ho notato sta cosa della Psygnosis. Un po' me ne sono innamorato perché ha fatto una storia della Psygnosis veramente fatta bene, super informata, super dettagliata, montata benissimo. Vedi, cartarini si scoprono all'1:20 la notte. Infatti, c'è l'editoriale di Aldo Cazzullo sulla storia. È l'1:20. Sì, infatti, sì. Infatti, Aurelio, quando vai. Ti diverti, Simone, come vola il tempo. Come vola il tempo, No, Simone, in realtà stavo dicendo. Io sono così rincoglionito che invece di dire su Free Playing stavo a dire su The Game Shelter. Visitatelo. Ma sì, vai, Aurelio, dicevi comunque che cosa. Allora, guarda, sarò ultra rapido perché ci siamo dilungati davvero tanto. Anch'io farò dei consigli, però su robe da ascoltare invece da vedere. E mi sono sentito la puntata, la quinta puntata della terza stagione di Archeologia Videoludica, che l'ho trovata semplicemente eccezionale perché è dedicata ad uno dei temi a me più cari, ovvero quello dell'editoria videoludica e delle origini. Esatto, hanno voluto approfondire proprio l'origine dell'editoria videoludica in Italia, quindi partendo dagli anni Ottanta, sì, con Zapp e compagnia bella. E la puntata è stata particolarmente riuscita perché hanno invitato dei gran belli ospitoni. Hanno iniziato proprio con Carlo Sant'Agostino, che è stato redattore di Zapp e di TGM, Games, no? The Games Machine. Sì. Poi Simone Maiocchi, che fondò Run. Che tra parentesi, Run è stato il primo progetto di rivista, diciamo, multimediale direttamente su supporto, era quasi tutta la rivista. Esatto, era fatto. Proprio una rivista su cassetta che tu la mettevi, era sullo Spectrum, dico bene, Giuseppe? Sì, sì, sì. Esatto, sull'X81, se ricordo bene. E tu potevi vedere sulla tua TV gli articoli con vari contenuti multimediali, e poi il terzo contributo era sempre con Steve Kulka di Run, con il quale hanno approfondito gli aspetti tecnici che c'erano dietro la realizzazione di questa cassettona.
ed è un grandissimo tuffo nel passato, come dicevo prima con Peppe, con pieno di lacrime napolitant, perché raccontano un po' l'inizio pioneristico di questa industria, che ha avuto una vita tanto gloriosa quanto breve, perché come sappiamo nel giro di meno di 30 anni sta praticamente morendo, almeno per quanto riguarda le riviste cartacee, perché ormai stanno praticamente chiudendo bottega un po' tutte. Personalmente, per me, dopo la morte di GMC, di giochi per il mio computer, è stato proprio il segnale che era completamente finita. E quindi, se vi interessa l'argomento, vi straconsiglio di ascoltarlo. Tra l'altro mi sa che parleranno di qualcosa di analogo anche nel prossimo Rincast, che ho visto che lo spammavano su Twitter, puntata dedicata alle riviste, quindi... Se... Sì, perché c'era un ascoltatore, mi pare, che aveva mandato insomma, gli aveva chiesto nella posta, mi pare, dell'ultimo numero uscito, dell'ultima puntata uscita, quindi volevano poi approfondirne. Eh sì, loro l'hanno il Doc Manhattan, che è insider del settore, quindi possono ben approfondire l'argomento. Poi, vabbè, ho ascoltato l'ultima puntata del Tentacolo Viola, la numero 29, dove ci sono i primi 20-25 minuti, dove c'è Fabio Bortolotti, che fa una lectio magistralis spettacolare sulla storia della chiptune e della demoscene, che è una roba spettacolare. Che se facesse un audiolibro dove ne parla per esteso, io glielo comprerei con un assegno in bianco e ci mette lui la firma. Grandissima puntata, e ascoltatela. E la chiudo qui con i consigli. Poi ovviamente ascoltate Ars Ludicast, ma non ne parlo perché quest'anno non avete ancora prodotto nessuna puntata, per ora, o sbaglio? A parte le prime 5, dici? No, aspetta, non dico come stagione, dico come anno 2013. Sì, sì, sì. Ah, 2003. Okay. Siete fermi a dicembre con la 305. A proposito, ci sta Andrea Vena che ti chiede, Simone, quando esce appunto la prossima puntata. Boh, prima o poi uscirà, ma abbiamo registrata, boh, è in allegro montaggio. Via. When it's comunque ready. A breve dovrebbe uscire. Ebbene, no, questi sono i miei consigli. Passo la palla a, è rimasto solo Simone, quello nostro. Sì, io... Allora, con l'occasione anch'io vi propongo, vi spingo un canale YouTube che è Diego Bianchi, in arte Zoro, che è abbastanza famoso, e però continua quei suoi video che facevano, che mettevano su... E parla con me anche quelle sue cose di YouTube, fa questi Tolleranza Zoro, si chiama, questo video che praticamente sono due ore di roba dove lui fa quelle tutte le scenette da solo. Insomma, è veramente bravo, considerando che le scrive, le monta, le musica, si fa lo script, diciamo. Sì, fa tutto da zero, e per esempio in quello che è uscito 2 settimane fa, stavo vedendo che è l'ultimo, e prende tutti gli eventi dai Maya, poi dentro ci mette tutti gli eventi da fine anno, forse anche dall'anno prima, delle manifestazioni, la vincita di Hollande, ma è andato pure a Parigi, insomma, è veramente, fa veramente cose fatte bene, e con quello stile un po' suo, un po' caustico, come si direbbe. E poi che altro c'è, un'altra cosa mi è venuta in mente quando state parlando voi, e sto rigiocando su, non so se ve l'ho detto, ma sto rigiocando Monkey bellissimo, dai Simone, bellissimo, sto rigiocando, che fortunato, no, peggio, che fortunato, sto rigiocando Broken Sword 2 sull'iPad. Una pallida imitazione, Broken Sword 2, diciamo. No, secondo me invece aveva il suo carisma. E per chi ha dispositivi dove si può rigiocare, qualsiasi Android e company, lo consiglio. Anche se magari sul telefono, cioè su uno schermo da 4 pollici, magari è problematico. Oppure su PC, insomma, tanto si rimedia. Sullo schermo Steam, a Natale c'era la trilogia a 73 centesimi. Ecco. Scusa, Simone, ma è sullo schermo dello iPad mini? Si vede bene, si vede abbastanza bene, anche se non troppo, perché ecco, la conversione grafica è fatta un po' con i piedi, quindi le animazioni, o forse era brutto proprio l'originale,
non me lo ricordo troppo bene, nel senso che le animazioni sono fatte un po' così, onestamente. Però l'ho trovato invecchiato non troppo male, cioè se non fosse per problemi di logica proprio base, nel senso fai, se tu clicchi lì e vuoi fare quella cosa ma devi, che ne so, salire su uno scalino, lui finché non fai l'azione, non la fai partita lo scalino, non la compie. Quindi è un po', da quel punto di vista, una rottura di coglioni. Sì, sì, mi sbrigo. E basta, finito così. Bruno oggi si sente parlare di avventure grafiche e si prende male. No, comunque a proposito di robe che non invecchiano male... ma Simone aveva sbadigliato, eh. Ah, ok, io... mi sono confuso, scusatemi. No, dai, sai, questa mattina sto sveglio. Infatti, Simone lavora, quindi... No, comunque, a proposito di robe che non invecchiano male, io vi consiglio anche velocemente di andarvi a rivedere l'intro... No, anche Asia Argento, la grande Asia Argento, di andarvi a vedere l'introduzione di Wipeout 3, che è una roba proprio che è flashante, che è la massima espressione dei designers Republic, è grande, 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 grande. Detto ciò, noi siamo stati free playing, vi ricordiamo, andate su www.freeplaying.it, mettete mi piace, più uno, Twitter... grandi recensioni su iTunes, 5 stelle, scrivete la posta del cuore di Simone, ci fa piacere che ci state incominciando a scrivere, info@freeplaying.it, e tra l'altro mi sono dimenticato all'inizio di dirlo, sulla colonna di destra c'è la super radio dei podcast, che la potete trovare su diversi siti podcast, compreso Free Playing, adesso c'è pure un sito che si chiama www.podradio.it, è ancora super basilare, però se andate lì potete vedere tutti i podcast che partecipano, partecipateci pure voi. Io sono stato Bruno Barbera, mi potete trovare su www.recensori.it, www.indivolt.it, Twitter BrunoB78, con me ci sono stati Simone Cognome, dove ti troviamo Simone? TuneShelter.com, voglio diventare grande.blogspot.com, archeologialudica.it, il diano video ludico quando esce, vabbè, tutto lo shelter su Twitter. Lo shelter. Twitter Ben Malaussene. Ok, Aurelio. Allora, su tutti i siti del Network Shelter, in particolare Game Shelter, perché mi tocca gestirlo, dove trovate anche Bruno, che prima non l'ha detto. Infatti, una mi trovate anche persona. Là. E su Twitter come Aurelio Maglione, e stop. Ok, Peppe? Vabbè, oltre che nuovamente ricordare sulla neonata Game Shelter, anche su vitaingioco.tumblr.com, e da lì trovate tutta la marea di posti possibili dove spammo articoli. Grazie. Ah, e poi se volete sfidarmi su Razzle, il mio nick è sempre Peppe Sasu. E invece su Twitter? Sempre Peppe Sasu. Grande. A proposito di Razzle, ho visto che mio padre sta battendo ogni volta che lo sfida Femto88, che è un nostro ascoltatore, la cosa mi fa discretamente piacere. Grande Femto, salutiamo Femto. E poi Simone Tagliaferri, che sicuramente ci avrà bisogno di dire i suoi siti sul nostro povero misero podcast, ma ci fa un grande onore comunque con la sua presenza. Dove ti troviamo, Simone? Vabbè, mi trovate su multiplayer.it, su Arsludica, su Twitter sono @garatto45, poi c'è un altro blog, altri blog spazi per il mondo, basta cercare Simone Tagliaferri, li trovate, e poi, boh, non mi ricordo neanche, dreampintersoft.com, che abbiamo appena aperto il sito nuovo. Quindi andateci, tra l'altro l'ho visto, è fatto molto carino il sito nuovo. Quindi ci ha fatto uno studio americano. Pensate, amici, International Italian Software Cracking Service, per ricollegarci alle grandi riviste. Comunque, niente, questa è stata la puntata numero 26 di Free Playing. Grazie per averci ascoltato, chi ci ha ascoltato in diretta, chi non ci ascolta in diretta, grazie per averci ascoltato in differita. Ci trovate tutti martedì sera su YouTube, indifferite quando volete, e niente, grazie tante, ci sentiamo tra una settimana, ciao ciao, salutate, ciao 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 ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. Ci baba.